Gadà. Pochi minuti fa è arrivata la dichiarazione di condanna, dopo una settimana circa dall'inchiesta di Fanpage pubblicata anche da Piazza Pulita. Giovedì scorso, giovedì, proprio una settimana precisa, una storiaccia di saluti romani, saluti nazisti in una sede di Gioventù Nazionale. Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori riformisti, la famiglia europea del partito di Giorgia Meloni, reportage di Fanpage, mostra immagini che condanno assolutamente, sono due o tre ragazzi che fanno il saluto fascista, non so chi erano, ma è una cosa che condanno fermamente e non capisco perché la leader dei socialisti e democratici europei abbia scritto che ho fatto il cosiddetto saluto fascista. C'è uno strascico giudiziario. Allora, a proposito di fascismo e aggressioni, Elena Testi più avanti si collegherà con noi. Adesso la vedete sotto i palazzi, ci deve aggiornare della partita delle autonomie. Antonio Tajani poco fa ha detto che la riforma è giusta, ma che le preoccupazioni dei governatori, dei presidenti di regione di Forza Italia rispetto a quanto questa riforma possa penalizzare il Sud sono preoccupazioni legittime, ha detto Tajani, ma Elena Testi poi si sposterà anche a Colle Oppio, dove ci sarà la manifestazione contro, in risposta all'aggressione dei militanti di Casa Pound ai danni di due attivisti della sinistra universitaria studentesca che tornavano dalla manifestazione di Santi Apostoli proprio contro le riforme. Noi cominciamo con Agnese Pini e con Giuliano Giubilei. Voi restate lì, cioè qui sulla 7, giusto? Un po' qui, un po' lì. Basta che ci guardate. Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentornati nello studio di Tagadà. Buon pomeriggio Luca Sappino. Buon giovedì Alessio. Oggi è una giornata ricca di appuntamenti intorno ai palazzi della politica, ma non soltanto. Infatti il nostro fototitolo di oggi è In Piazza, perché il Partito Democratico insieme a alcune sigle di sinistra tornerà in piazza per protestare contro una violenta aggressione ad opera di militanti dell'estrema destra contro due studenti attivisti universitari della sinistra nel cuore di Roma, vicino a Colle Oppio. Elena Testi ci dirà più avanti tutti i dettagli e proveremo anche a collegare i protagonisti, vedremo se vorranno parlare alle nostre telecamere oppure no, ma resta ancora alta, ed è il motivo per cui Elena inizierà il suo collegamento vicino alla Camera dei Deputati, resta ancora alta la tensione intorno alla riforma delle autonomie che è stata licenziata ieri, notte tempo, meglio alba tempo, proprio da Montecitorio, con il Movimento 5 Stelle che chiede al Presidente della Repubblica di esercitare l'articolo 74 della Costituzione, cioè di rinviare quando arriverà il testo sull'autonomia differenziata alle Camere. Ovviamente dovrebbe avvenire con un messaggio motivato. Un auspicio, avremo il parlamentare Donno nel nostro studio più avanti, cercheremo di farci spiegare da lui in che senso deve muovere questa richiesta. Ma saluto subito Giuliano Giubilei, volto storico dell'informazione della RAI, collega giornalista. Giovinezza, il tuo ultimo libro, bentornato tra noi. Grazie. E bentornata, anche se in collegamento, prima o poi si epifanizzerà in studio, almeno speriamo, Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. Bentornata, direttrice. Ciao, buon pomeriggio. Allora andrei subito da Elena Testi per farci riferire delle ultime notizie in merito al dibattito post-riforme, premierato da un lato, ma soprattutto autonomia. Elena, Forza Italia continua a battere sui suoi dubbi? Allora, Forza Italia continua a battere sui suoi dubbi, soprattutto i deputati del Sud Italia, e diciamo che si è fatto portavoce di questa battaglia Roberto Occhiuto, che ricordo essere presidente della Regione Calabria. Abbiamo fatto un favore alla Lega, è una riforma sbagliata, ma a gettare acqua sul fuoco, Luca, è intervenuto il fratello di Occhiuto, che ricordo essere presidente alla Commissione Affari Costituzionali, e ha chiarito che i dubbi riguardano in particolar modo i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, cioè i requisiti minimi da garantire alle regioni, ed è su quello che si stanno concentrando, cioè temono la parte economica e che possano essere fatti degli errori, perché dicono i deputati di Forza Italia è stata una riforma approvata in maniera troppo frettolosa. Ecco, partiamo da questo, Giuliano Giubilei. Rischia la maggioranza di pagare un prezzo politico per la volontà di accelerare su una riforma che è molto cara alla Lega, un provvedimento bandiera, infatti abbiamo visto le bandiere della Serenissima, della Padania, delle autonomie, perfino una della Calabria spuntata nell'aula della Camera, e invece poi abbiamo visto un atteggiamento diverso da parte, per esempio, di Forza Italia, con una parte importante del partito, chiuso, non è un passante, che invece si smarca.
Secondo me la questione è un po' complessa, nel senso che alla fine potrebbero tutti essere contenti del fatto che ognuno prende la riforma che gli piace. Cioè, giustizia, Forza Italia, giustizia, premierato Meloni e premierato Lega, Meloni, autonomia. L'autonomia differenziata alla Lega e la riforma della giustizia, Forza Italia. Detto questo, non è detto che il disegno riesca, perché chiaramente si capisce che soprattutto i governatori delle regioni meridionali soffrono molto ad aver detto che, insomma, che Forza Italia abbia detto di sì a questo progetto, tant'è vero che ci sono state molte defezioni, come abbiamo sentito anche in Parlamento. E secondo me, ecco, la questione è proprio quella dei livelli essenziali dei servizi, insomma, no? Cioè, innanzitutto, finché non si finanzieranno, questa legge rimane sulla carta, intanto è bene chiarire anche questo. Ma poi il rischio è proprio questo, che siccome si basano sulla spesa storica, cioè le regioni che spendono di più avranno anche di più, questo rischia semplicemente di, intanto, di cristallizzare i finanziamenti che ricevono le regioni e poi di, come dire, di cristallizzare, di perpetuare il divario tra il nord e il sud, perché le regioni spendono meno perché hanno meno servizi, ma se tu non li metti in condizioni di aumentare i servizi, continueranno a spendere meno e quindi non saranno finanziati. Però Elena Testi ci ricordava che le osservazioni che stanno arrivando da Forza Italia sono molto mirate e attente al contenuto pratico, alla ricaduta pratica che questa riforma potrebbe avere sui servizi delle regioni. Volevo coinvolgere la direttrice Pini, sentendo però come sono diversi i toni. Adesso vi leggiamo tra poco un estratto dell'intervista a Repubblica del presidente Occhiuto, che usa parole assai diverse da quelle usate ad esempio da Matteo Salvini. Sentiamo Salvini, che ovviamente brinda. Si dovrebbe rileggere il programma elettorale e il testo della legge approvata dall'intero centrodestra, e sarà una grande opportunità del Sud di crescita, di migliorare la qualità dei servizi per i cittadini. Pensiamo ai beni culturali che lo Stato troppo spesso non gestisce o gestisce male o tiene chiusi. Ecco, le regioni del Sud, che hanno un patrimonio culturale inarrivabile, potranno finalmente valorizzarlo. Quindi chi è capace non ha nulla da temere. Allora, questa è la risposta di Matteo Salvini, Pini, proprio ad Occhiuto, no? Che definisce la riforma un rischio boomerang, a rischio boomerang per il centrodestra, almeno nel consenso al Sud. E Occhiuto fa un esempio concreto, perché dice: poi mi devo misurare con i servizi che devo offrire ai cittadini. E ricorda Occhiuto che lui, per trovare i medici in Calabria, già si è dovuto rivolgere nei mesi scorsi, ricorderete, ai medici cubani, no? Ha chiesto aiuto alle pattuglie di medici cubani che sono andati a aiutare la regione, come avevano già fatto con l'Italia ai tempi del Covid. E dice: tra le materie di competenza che si potranno accaparrare le singole regioni, magari quelle più ricche nel nord, c'è ad esempio anche quelle dei contratti nella scuola, dei contratti nella sanità. Se una regione, io già fatico, dice Occhiuto, a trovare i medici così, se poi le regioni del nord potranno mettere su quei contratti più soldi loro, io dove li trovo i medici? Ti sembrano dubbi di uno che non ha letto la riforma, come dice Salvini, come accusa Salvini? No, ma infatti il problema in questo caso non è affatto ideologico, è molto pratico. Cioè, da un punto di vista ideologico, il tema dell'autonomia, che tra l'altro non è un'invenzione della Lega, ma può davvero produrre degli effetti anche ottimi, no? Rispetto alle prestazioni, ai miglioramenti delle gestioni di alcuni comparti strategici, sia a livello centrale sia a livello, a maggior ragione, locale o regionale. Il punto perché è pratico? Perché l'autonomia è molto costosa. Uno dei motivi per cui non si riesce, non si è riusciti e non si è fatta fino a oggi, l'autonomia l'hanno chiesta anche illustrissimi esponenti del Partito Democratico in anni recenti, pensiamo a Bonaccini e la sua Emilia Romagna, il presidente del PD. Ma il tema vero è che l'autonomia, perché possa funzionare in modo virtuoso, cioè perché possa produrre gli effetti auspicati, implica una quantità di dispendio di denari che non sono esattamente alla portata, soprattutto di un problema che invece ha ai temi di bilancio come il nostro. Quindi il vero aspetto vulnerabile della riforma approvata ieri è il fatto che sia stata approvata senza avere prima cantierizzato in maniera sufficientemente razionale e sufficientemente realistica l'ammontare di risorse necessarie,
stanno dentro tutti i vincoli dei nostri patti di stabilità e i vincoli di bilancio per portarla a casa questa riforma senza Calderoli far sì l'ha che detto succeda in aula, che no? cosa Giusto, quello Alessio, che non sa stimare che quanto sarà il costo complessivo, no? Dei... però questo è il cuore di tutto, cioè il cuore, i costi, non è la bontà dell'idea. L'idea, appunto, non è un fatto ideologico, l'autonomia è una cosa molto buona, è molto cara. Allora, noi abbiamo le risorse necessarie per coprirla e farla diventare una cosa buona? Perché no, la risposta al momento è che si possono fare dei trasferimenti su richiesta delle regioni soltanto su 9 materie per le quali non è necessario il LEP, il livello essenziale delle prestazioni, che sono materie come il commercio estero, la previdenza complementare, la protezione civile, ma è chiaro che il cuore invece della riforma guarda per esempio alla sanità, guarda per esempio all'istruzione, e lì di soldi, Giuliano Giubilei, ne servono veramente tanti. Dopodiché... La tecnica che l'opposizione sta proponendo sull'agone politico, per esempio la notizia di oggi, 5 Stelle che chiedono a Mattarella di rinviare la legge alle Camere, poi si parla di un referendum che vede compatte appunto le opposizioni per chiedere la cancellazione di questa legge, sono tattiche parlamentari oppure c'è un margine di riuscita? Beh, io penso che il referendum abbia un margine di riuscita, abbiamo visto anche quelli del passato... Chi ha portato diciamo, una riforma impegnativa come ha fatto Renzi al referendum poi diciamo, è stato sconfitto. Quindi, e soprattutto è legittimo che i cittadini o i partiti che li organizzano raccolgano le firme per il referendum. Direi che la richiesta a Mattarella di respingere la legge mi sembra un po' più... Anche perché Mattarella dovrebbe mandare alle Camere un messaggio motivato, cioè, e in ogni caso sappiamo, se poi la legge venisse approvata nuovamente, cioè, dovrebbe promulgarla. E poi come sappiamo Mattarella è un presidente molto rispettoso di tutte diciamo, le prerogative parlamentari e di tutte le regole che, diciamo, che governano i rapporti tra la presidenza, il Parlamento, il governo eccetera. Quindi io... La vedo una strada un po' complicata da percorrere. Detto questo, sarebbe anche il caso che il centrosinistra abbia una proposta alternativa rispetto a questi temi che, come abbiamo detto, sono importanti, sentiti e sicuramente il Paese necessita di un aggiornamento, però non può essere un aggiornamento che penalizza una parte del Paese rispetto all'altra. Tu citavi tra le materie il commercio con l'estero. Ma anche questo, a parte che in parte già avviene che le certe regioni si propongono direttamente ad altri paesi. Hanno anche delle loro piccole ambasciate. E hanno le regioni, loro, addirittura le loro piccole. Ma se questo viene lasciato alla libera forza delle singole regioni, è chiaro che anche questa è un'altra... soprattutto si equalizzano, ammettiamo che si equalizzano 2 o 3 regioni del nord per proporre... Se le forze in campo sono impari, dice. È chiaro che questa è un'altra cosa che finirebbe per diciamo, squilibrare ulteriormente il rapporto nord-sud. Il lavoro anche su un delle tema opposizioni... a proposito di cose che sono concrete, non ideologiche. Sì, il lavoro delle opposizioni, peraltro, non è solo sulla legge delle autonomie che ha concluso il suo iter, ma c'è anche il tema della riforma, quella costituzionale del premierato. La giustizia è ancora forse a carissimo amico e spiace per Forza Italia, quindi arriverà come tema in agenda. A proposito di premierato, sentiamo Meloni Schlein. Con questa riforma è il capo del governo che decide della vita del Parlamento. È una cambiamento molto significativo, ma vedete, la destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare verso il modello del capo solo al comando o della capa solo al comando, ma noi nella storia abbiamo già dato in questo paese. Ho spiegato 100 volte come la stabilità politica e avere un governo che risponde a un mandato chiaro dei cittadini faccia la differenza. Noi lo vediamo oggi con un governo che è stabile. Noi andremo avanti con... Anche qui per interrogarsi sulla bontà dello scontro dialogico a distanza che noi abbiamo proposto, direttrice Pini, che margine di popolarità ha la battaglia delle opposizioni, segnatamente del Partito Democratico e 5 Stelle, dell'Alleanza Verdi Sinistra, perché la piattaforma dello scorso cos'era, martedì, Luca, perché poi quei giorni in Piazza Santi Apostoli il Terzo Polo non ha partecipato, che margine di presa e di popolarità ha presso l'elettorato?
Allora, il ricorso alla piazza di per sé ormai no, vediamo come le nostre piazze siano sempre più svuotate, soprattutto nei momenti pubblici, no, dei contenitori in cui si crea comunità, anche comunità ideologica intorno a una battaglia politica come quella, diciamo, delle forze progressiste, delle forze di opposizione. Però il ricorso alla piazza in questo caso fa il paio con una tecnica, una strategia invece politica che l'opposizione sta attuando, e mi sembra che abbia una sua logicità invece, forse l'unica strada possibile, che è quella dei referendum. Ora è vero che i referendum sono un materiale complicato perché rischiano di scoppiarti in mano, cioè di torcerti contro, soprattutto negli ultimi anni hanno avuto appunto scarse fortune, ma mi pare appunto che la strategia referendaria dell'opposizione vada in scia con quella delle riforme della maggioranza, cioè così come la maggioranza, lo dicevate poco fa Giubilei, si muove a pacchetti di riforme, quindi Forza Italia porta avanti la sua sulla giustizia, che è interconnessa a quella della Lega sull'autonomia, che è interconnessa a quella del premierato per Fratelli d'Italia, e portandole avanti a pacchetto, no? Si riesce a fare un'operazione di sfondamento. Al tempo stesso le opposizioni stanno facendo cumulo, no? di piazza e di proteste che poi possono diventare anche avere anche poi degli sfocci referendari a pacchetto, quindi l'autonomia insieme a che cosa? Al premierato, e vedremo poi cosa accadrà sul tema giustizia. Quindi unendo, no, questi tipi di battaglie, che prese singolarmente non so quanto tipo di successo potrebbero avere anche rispetto all'opinione pubblica, l'opposizione prova l'unica strada, l'unica strategia in suo possesso per fermare, tra l'altro ancora in mancanza di alternative, perché questo è di leadership, allora, perché non si capisce chi dovrebbe leadership federare poi. Direttrice Pini, l'opposizione prova a bloccare tutto il blocco, il pacchetto delle riforme, parlando anche di rischio autoritarismo, no? E lo fa, nel nostro fototitolo anche si vede, lo fa mettendo insieme, unendo i puntini, no? Come nel gioco della settimana enigmistica, ci sono le riforme da un lato e poi ci sono le inchieste giornalistiche, e vedete c'è il simbolo di Fratelli d'Italia in questa piazza, in realtà è stato manipolato da alcuni manifestanti della rete degli studenti, peraltro gli stessi poi protagonisti dell'aggressione a Colleoppio di cui più avanti vi racconteremo, loro si riferiscono, tirano in ballo, chiedono a Meloni, come ha fatto Elly Schlein, di esprimersi sull'inchiesta di Fanpage, l'inchiesta che mostra dentro sezione eventi organizzati dalla giovanile del partito di Fratelli d'Italia saluti fascisti, molti elementi di più che nostalgia, verrebbe da dire, di fascismo e anche del nazismo. Per un'intera settimana, notava giustamente Alessio in apertura di Tagadà, oggi da Fratelli d'Italia nessuno ha commentato quelle immagini. Poco fa però invece è accaduto Nicola Procaccini, che è il co-presidente del gruppo europeo di Fratelli d'Italia, ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti, vedi a cosa servono i punti stampa, alle volte si ottengono delle dichiarazioni incredibili, l'inchiesta di Fanpage, il reportage di Fanpage mostra immagini che condanno assolutamente, sono due o tre ragazzi che fanno il saluto fascista, non so chi erano, non so chi fossero, ma è una cosa che io condanno fermamente. Giubilei, sono dichiarazioni sufficienti bisogna dire deve comunque intervenire Giorgia Meloni? Beh, io non so, sono appena sufficienti, diciamo così, è il minimo sindacale che dopo una settimana si prendano le distanze da quello che ha mostrato l'inchiesta di Fanpage. Probabilmente Procaccini direbbe, ma a voi giornalisti progressisti tanto non basta mai. Esattamente, sì, però io adesso, insomma, sembro così incerto nella risposta, perché per me è stata una sorpresa fino a un certo punto quello che ha rivelato Fanpage, o meglio, lo abbiamo visto, ma tutti gli anni quando c'è l'anniversario di H. Larenzia o l'anniversario di altri episodi drammatici che hanno coinvolto come vittime ragazzi, esponenti di destra, cioè l'inchiesta c'era il presente a Paolo Di Nella, per esempio, Di Nella, no? Che è nella, Ramelli, in quel quartiere di Roma. No, ci sono, vediamo centinaia di saluti romani, quindi non so, io penso che sia il minimo prendere le distanze e riconoscere. Ma è un minimo che secondo te
chiude la vicenda dal punto di vista politico e dell'opportunità politica, oppure, come ricordava Luca prima, bisogna di un'ulteriore vidimazione di abiura da parte di qualcuno di livello più alto nel partito di Fratelli certo, d'Italia? Certo, sarebbe auspicabile. Però, come abbiamo visto nelle Procaccini ha un ruolo molto importante, sì. Lo ricordava Luca, è il co-presidente dei conservatori e riformisti. Sì, però come abbiamo visto nelle settimane e nei mesi passati, oltre un certo limite, anche Giorgia Meloni non ci va, no? Non riesce a pronunciare la parola antifascismo e a condannare con nettezza questi episodi e questi fatti, diciamo intollerabili, no? Agnese Pini, basta oppure no la dichiarazione di Procaccini? La dichiarazione di Procaccini manca di un aspetto, cioè non solo, non si può soltanto dire sono due, li condanniamo, cioè bisogna dire faremo di tutto per verificare chi si è macchiato di frasi così ingiuriose e indegne della nostra Repubblica, della nostra democrazia, della nostra storia degli ultimi 80 anni, e faremo in modo che non succeda mai più, perché non c'è un'alternativa a questo. E tra l'altro riuscire a essere lineari, semplicemente lineari, in un modo che però non ha possibilità di alternativa, cioè non c'è un'alternativa a quella linearità nel nostro paese, è qualcosa che aiuterebbe moltissimo il partito di Fratelli d'Italia e anche nel suo corrispettivo europeo, quello dei conservatori, per poter incidere quanto merita e quanto merita anche rispetto ai risultati elettorali che ha ottenuto le politiche e ha riconfermato le europee negli scenari internazionali. Ma non si può non partire da questa appunto assoluta cristallina e trasparente linearità, non solo nel prendere le distanze, ma nel condannare, nell'aggiungere che non è una sciocchezza e si farà in modo che non succeda mai più, perché è antitetica alla sussistenza stessa della nostra... Guarda, direttrice Pini, hai toccato proprio il punto che noi abbiamo cercato di mettere in risalto durante tutta questa settimana. Ogni volta che siamo finiti a parlare dell'inchiesta di Fanpage ci siamo subito chiesti che ricaduta hanno queste immagini e che ricaduta ha la difficoltà del partito di Giorgia Meloni nel condannare quelle immagini nelle trattative per la prossima Unione Europea, per il prossimo governo dell'Unione Europea, ad esempio. Che effetto hanno in quel contesto tutti i puntini neri che stiamo unendo in questi giorni? C'era l'inchiesta di Fanpage, ci sono stati poi, no, gli esponenti locali che evocano i forni crematori per lamentarsi del caldo, dicono era solo una battuta sul caldo, e poi c'è l'aggressione di Colle Oppio nel giorno della manifestazione, erano studenti che tornavano dalla manifestazione delle opposizioni contro le riforme del centrodestra, c'è un'aggressione in una via del quartiere Esquilino. Vediamo le immagini e poi le commentiamo ancora. Un bel basso che sui giornali. Proprio per dare la vicinanza ai due giovani studenti aggrediti, oggi ci sarà una manifestazione, anche questa nel cuore di Roma. Parteciperà il Partito Democratico, parteciperà l'AMPI, parteciperanno una galassia nutrita di associazioni e movimenti che chiedono uno stop a questa deriva che tu come definiresti, Giuliano? E ti chiedo poi in premessa, esiste una deriva o sono tanti episodi separati, distinti tra loro, che però necessiterebbero di una condanna più strutturata della politica? No, io temo purtroppo che ci sia un clima che è cambiato e che la prudenza, definiamola così, di chi è alla guida del paese, che la prudenza che usa nel definire questi episodi in realtà alimenta questo clima. Io penso che anni fa non sarebbe stata possibile un'aggressione del genere, siccome si ripetono e ce ne sono tante. Io penso che dobbiamo cominciare a preoccuparci. Io non sono tanto d'accordo con quelli che dicono ma no, in fondo non vi preoccupate più di tanto, non siamo al ritorno
dei tempi anche Massimo bui. Cacciari in un'intervista alla stampa qualche giorno fa ha detto l'opposizione patetica, non deve trovare come unico collante l'antifascismo e il richiamo al Bella Ciao, perché rischia di essere, le parole sono di Cacciari, patetica. Su questo non c'è dubbio, è chiaro che non può bastare la denuncia o cantare Bella Ciao in piazza, su questo Cacciari ha perfettamente ragione, però che ci sia nel paese un clima pericoloso, io penso che è una cosa su cui dobbiamo alzare le antenne. E non è solo, voglio dire un'altra cosa, anche se sembra che mi allontani dal tema, cioè non è solo pericoloso per queste aggressioni, quello che io trovo molto brutto, diciamo, un clima che riguarda anche le parole che si usano, prima lo accennavate, cioè c'è un ritorno secondo me a un linguaggio dei primi tempi del fascismo, non dico che questo lo riporti, però diciamo un uso del linguaggio, una denigrazione dell'avversario politico, insulti continui, anche esponenti politici, anche in Parlamento hanno usato temi, diciamo, parole che sono assolutamente inadeguate per quel luogo, ma nei giornali, insomma, quello che ha fatto il titolo Scurati uomo di M, secondo me è responsabile di un clima pericoloso che parte dal linguaggio, che si può estendere nel nostro paese, perché poi il passaggio dalle parole a questi atti qua potrebbe essere anche meno complesso e lungo di quello sentiamo, che si può immaginare. Sentiamo anche la direttrice Pini, cioè c'è un clima che produce uno screditamento tale dell'avversario da far sentire quasi protetti anche chi poi declina la lotta politica come nel modo che documentano le immagini dell'aggressione dell'altro ieri? È tornato un clima molto brutto e molto violento, non solo in Italia, e ricordiamoci quello che è successo una settimana fa, mi ha colpito tantissimo in Germania, un gruppo di giovani, giovanissimi neonazisti ha aggredito, ha preso a calci delle bambine ghanesi di 8 e 9 anni, ve lo ricordate, qualcosa che fa orrore. Quindi questo per dire che c'è un clima generale nella nostra vecchia Europa di aumento della violenza percepita e reale anche, quindi c'è la violenza verbale, la violenza politica, e di nuovo un altro episodio non proprio edificante che ricordo è il pestaggio alla Camera di nuovo di qualche giorno fa, tra l'altro condannato in modo molto dopo noi avremo l'onorevole Donno come ospite tra pochi minuti, ecco. dopo la vostra intervista, ecco, e poi l'episodio di oggi, no? Cioè, insomma, c'è qualcosa che sta sfuggendo di mano, però, e che passa per tutto quello che avete detto poco fa in studio, che condivido al 100%. E aggiungo un altro elemento. Voglio dire, questo paese ha già avuto il ventennio fascista, ha già avuto una guerra orrenda, ha già avuto gli anni difficilissimi e dolorosi del terrorismo, della violenza reale, percepita e verbale, che ha insanguinato per un'ennesima volta nel secolo scorso questo paese. Ecco, direi che si era auspicabile aver trovato gli anticorpi ormai, no, per resistere alla tentazione di riproporre di nuovo degli schemi che sappiamo già dove vanno a finire. È vero che non si scende mai due volte lo stesso fiume, ma più o meno gli schemi poi portano sempre a dei fini simili. Allora lo sappiamo che si rischia di finire lì. È possibile che ci sia questa difficoltà nella politica, nelle istituzioni, di gestire anche con le parole adeguate e con i fatti adeguati il rischio di riproporre schemi che abbiamo già visto, che conosciamo già bene, che sappiamo quanto sono pericolosi e dannosi per un paese? Questa è la domanda che non ha risposta al momento. E che gireremo anche agli ospiti politici che verranno a farci compagnia tra poco. Tra l'altro la nostra Elena Testi si è spostata dai palazzi della politica, motivo per cui macchina, non l'abbiamo più collegata. Dal caleidoscopio lì, la stai vedendo? Sì, lo zainetto di Testi, vedi, ecco. Il finestrino di un'auto è davanti a una banca. Questa è via il Tritone, secondo me, a naso. Ecco. Vediamo? Sì? C'è una Testi tra di noi. È via il Tritone, ecco, che dico? È via il Tritone. È via il Tritone, vero? Ecco una Testi che si dirige verso zona Colle Oppio, Piazza Vittorio, per cercare
cercare di, se possibile, se avranno voglia di parlare, collegare i protagonisti di questa vicenda, di questa brutale aggressione. Poi ci sarà più tardi la manifestazione, vedo che Elena facendo col capo, ma ci occuperemo, Luca, anche del caso di Satnam Singh, il bracciante di 31 anni brutalmente morto sul posto di lavoro, con una condotta a dir poco deprecabile delle persone che avrebbero dovuto proteggerlo e garantirgli il diritto al lavoro e alla vita. Perlomeno soccorrerlo. Anche. O perlomeno soccorrerlo. Scusate, grazie. Il braccio nella cassetta di frutta è una delle cose più atroci e assurde che io abbia sentito negli ultimi anni. La moglie ha detto che è un paese non buono, non l'Italia. Buono, e purtroppo io ha ragione. Non penso ci sia molto altro da aggiungere, e noi avremo, ma ci staremo. Purtroppo. Avremo un'inchiesta anche in altre località, perché non soltanto nella provincia di Latina, ma accade un po' in tutta Italia. Grazie a Giuliano Giubilei, ricordo il tuo ultimo libro, Giovinezza, da leggere e da regalare. Ringrazio Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. Poca pubblicità, arriva l'onorevole Donno, arrivano altri programmi. Salve Nafra, Giovanni Sallusti, Reguzzoni. Tutti. Erano testi a Colleoppio. '14:54, oggi Luca in perfetto orario, salutiamo gli ospiti che ci faranno compagnia in questa parte di puntata. Sara Menafra, vice direttrice di Open Online. Fuori dallo studio saluto Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà, Marco Reguzzoni. Buongiorno. Forza Italia, bentornati. Buongiorno a entrambi. Ho lasciato per ultimo l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle, che è uno dei protagonisti della battaglia politica e parlamentare. Credo suo malgrado, che poi ha avuto un riverbero significativo nella piazza che è stata convocata qualche ora fa da tutte le opposizioni. Abbiamo anche le immagini che Giuliana Baroncelli ci mostrerà adesso dalla regia, e la prima domanda è per chiederle come sta fisicamente. Buon pomeriggio intanto e grazie per l'invito. Fisicamente, fortunatamente, bene, porto solo un livido al petto, ma è quanto accaduto che mi lascia ancora incredulo. Io non riesco ancora a credere che sia potuta succedere una cosa del genere all'interno del Parlamento, e quello che mi lascia ancora più perplesso è che ancora oggi da parte della Presidente del Consiglio non siano arrivate parole di condanna verso la violenza, anzi si è provato a dire che questa era una provocazione, non sono stati presi provvedimenti da parte della leader, non solo Presidente del Consiglio ma anche leader di Fratelli d'Italia, su questi aggressori che tra qualche giorno torneranno tranquillamente in Parlamento. Quali degli esponenti, ci vuole citare qualche esponente della maggioranza ormai, che invece l'ha espresso pubblicamente o privatamente magari? Guardi, di Lega e Fratelli d'Italia nessuno, solo un paio di esponenti di Forza Italia che ho incrociato nelle varie trasmissioni hanno espresso. Sì, anche in questo studio gli esponenti di Forza Italia hanno sempre deprecato quanto si è visto e giurato che nessun esponente di Forza Italia. No, si evince dalle immagini, insomma, che erano coinvolti esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, quindi. È una vicenda molto triste e molto preoccupante anche tutto il clima che si sta venendo a generare dopo questo episodio. Senta Donno, però in qualche modo Giorgia Meloni un messaggio per lei ce l'ha dalla festa del giornale. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni sulle riforme e su Donno. Noi andremo avanti con le riforme. E gli italiani decideranno alla fine di questa esperienza se vogliono stare con chi difende lo status quo, con chi non vuole cambiare niente, con chi bene o male non vuole mettere in discussione un sistema di potere, o con chi tenta di fare del suo meglio per restituire ai cittadini. Allora Giovanni Sallusti, ho visto che mentre parlava l'onorevole Donno tu scuotevi il capo. Giorgia Meloni è intervenuta sui fatti che hanno riguardato il deputato dei 5 Stelle che è con noi in studio, ha detto che a una provocazione non si risponde con la violenza, ma ha parlato di provocazione rispetto a quello che ha fatto l'onorevole Donno sventolando il tricolore all'indirizzo del ministro Calderoli. Ti chiedo se dal tuo punto di vista le parole di Meloni hanno chiuso la vicenda. E che tipo di definizione è dire che chi si oppone, come abbiamo sentito nel filmato, a queste riforme è un difensore dello status quo?
Beh, questa mi pare una banale osservazione letterale, cioè chi si oppone a azioni che vogliono riformare un sistema difende lo status quo vigente. Questo non c'entra nulla con la vicenda dell'onorevole, a cui esprimo la mia solidarietà personale. La scena in aula è gravissima, anche se proprio qui a Tagadà ricordavamo qualche giorno fa che purtroppo ha molti precedenti nella storia repubblicana fin dal primissimo dopoguerra, ma comunque si tratta di scene inaccettabili. Io scuotevo il capo solo per una cosa, perché non è vero che nessun esponente della maggioranza o del governo ha stigmatizzato i fatti, perché il ministro e il segretario della Lega Salvini l'ha fatto ai microfoni di Radio Libertà, lo so perché l'ho intervistato io, ha condannato drasticamente ogni violenza o tentativo di violenza, ha detto che è per queste scene che cresce l'astensione e quindi ha pesantemente dovrebbe espellere allora dal suo partito chi si è reso protagonista di queste violenze. Però lei ha detto una cosa falsa, non è vero che nessun esponente, un esponente di primissimo piano ha condannato ufficialmente. Bisogna essere conseguenti, come dice Salvini, dalle parole ai fatti, quindi cacciare dal partito chi è violento e chi magari allontana i cittadini dalla politica, sì, sono esponenti del suo partito, quindi dovrebbe cacciarli. Se per ognuna di queste scene nella storia repubblicana si fossero espulsi i parlamentari, guardi, non è mai accaduto. Non è mai accaduto che ci... Ma al di là di questa è un'aggressione squadrista, 20 deputati contro uno, non è mai accaduto nella storia. Lo hanno detto anche i commessi della Camera, che sono stati a loro volta colpiti, coinvolti. Anzi, fortunatamente c'erano, io li ringrazio ed esprimo a loro anche la mia solidarietà, perché anche un commesso è stato colpito, ne è uscito male da quella aggressione squadrista, perché di questo si tratta. Non è accaduto mai. Comunque, lo hanno detto la anche scena loro. È indecorosa, ma non c'entra nulla con le riforme. Hai citato Mattarella, Giovanni Sallusti cita Mattarella, che ha definito indecorose le immagini che hanno portato all'aggressione dell'onorevole Don. No, era per mettere in fila i puntini. A coinvolgere Reguzzoni e Menafra, cercando di fare il passetto in avanti, no? E andare nel merito, perché Don sventolava il tricolore, provocando, no? Come dice Giorgia Meloni, il ministro Calderoli in primis e poi la maggioranza, perché a Donno non piace la riforma delle autonomie, su cui credo qualche dubbio, Reguzzoni ci confermerà, c'è anche in Forza Italia. Uno che invece è sicuramente molto contento del testo è Matteo Salvini, Romolo Napolitano è andato a trovarlo, guardate. Noi della Lega ce l'abbiamo duro, adesso con l'autonomia sistemiamo tutto. I nostri parlamentari hanno fatto la notte per portare a casa l'autonomia. Devo dire che c'è una squadra di centrodestra assolutamente compatta, si mettano l'anima in pace Conte e Schlein. Questa maggioranza va avanti a governare per tutti e cinque gli anni che ci avete chiesto. L'autonomia differenziata è una vittoria per la Lega. Una grande conquista. Personalmente io l'aspetto da più di 30 anni. Abbiamo mantenuto il patto con gli elettori. Mi auguro che questo ottenimento dell'autonomia possa farci risalire nei consensi popolari. Viva la Lega, viva Salvini! Grazie a chi ha cominciato tutto e chi ci ha permesso di essere qua questa sera. Grazie a Roberto Maroni e grazie a Umberto Bossi. L'autonomia è una risposta anche a Bossi, che l'ha criticato alle ultime europee e non l'ha votato. L'autonomia è modernità, efficienza, trasparenza e migliori servizi per tutta Italia. No, non temo il referendum annunciato dall'opposizione. Non andranno contro l'autonomia, soprattutto gli elettori del nord, che è quello che abbiamo voluto da tanto tempo, quindi sono abbastanza tranquilla, ecco. Ma quale in fretta? Occhiuto fa la sua parte, non dico mica di no, però anche lui dovrebbe impegnarsi di più a far funzionare la Calabria. Essere a Samarate, essere in provincia di Varese, essere a pochi metri da Cassano Magnago dopo 30 anni di battaglie, nel giorno in cui l'autonomia è legge dello Stato, vuol dire che chi non molla alla fine vince. Dopo 30 anni di battaglia politica dall'approvazione definitiva dell'autonomia, è gioia, è orgoglio, vuol dire che non abbiamo mai mollato, vuol dire che è una grande opportunità non solo per i lombardi che la chiedono da anni, ma per tutta Italia, quindi una grande occasione anche per il Sud.
Abbiamo sicuramente acceso dei ricordi a Marco Reguzzoni, che nella sua vita politica precedente ha incrociato molte battaglie, per esempio con Francesco Speroni, che abbiamo visto intervistato dal nostro Romolo Napolitano. Adesso però lei è qui, oltre che a titolo personale come Marco Reguzzoni, come esponente di Forza Italia, lei come indipendente si è candidata all'Europea in Forza Italia. Mi dice che giudizio dà di questa riforma, perché parti importanti, dirigenti importanti di Forza Italia, che pure hanno contribuito a modificare il testo originario, è andato a nero il collegamento, inserendo i LEA, i livelli essenziali di assistenza, per esempio, non basta questo tipo di cambiamento ai presidenti di regione del sud, non basta ai parlamentari per esempio calabresi. Sara Menafra, intanto che ripristiniamo il collegamento, cosa sta succedendo dentro Forza Italia e deve preoccupare Meloni quello che accade? Ma allora la tensione c'è dentro Forza Italia, perché una parte del partito lo ha detto esplicitamente, appunto abbiamo parlato in particolare di Occhiuto, comunque ci sono anche dirigenti, Schifani, Bardi. Esatto, ci sono vari dirigenti del sud, perché Forza Italia, diciamo, si trova nella condizione di avere dirigenti veramente di primo peso nel sud che esprimono questo dissenso. Però in realtà l'impressione di queste ultime ore, anche di come si è sviluppata la discussione, è che anche Fratelli d'Italia, o comunque insomma, non viva proprio benissimo questo passaggio, perché è chiaro che si è parlato anche esplicitamente di un accordo per cui passa il premierato e passa l'autonomia, ma anche, diciamo, quando poi c'è stato questo voto, l'accelerazione dell'altra notte è stata coincidente con il giorno in cui si votava il premierato, e la sensazione, diciamo, da cronisti parlamentari era che un po', diciamo, farlo nella notte evitasse i titoli del telegiornale, delle 20 o comunque insomma quello più ascoltato, sui giornali se ne sarebbe parlato il giorno dopo, e in effetti i quotidiani cartacei che ne parlano oggi non tutti hanno quello come titolo. Si dice anche per averlo in vista dei ballottaggi. Se invece lo chiudevi giovedì pomeriggio alle 5, lo dice per dire che Open Line ce l'aveva il titolo, a differenza dei cartacei. No, lo dico per dire che sembra che un po', diciamo, si è voluta togliere l'autonomia dai riflettori, non soltanto, diciamo, per chi è contrario, ma diciamo non soltanto per una parte di Forza Italia, perché accelerare così, farlo nella notte, nell'alba anzi, ovviamente depotenzia il messaggio, diciamo, anche mediatico. Il punto però, no, per restare a, diciamo, questa è la cronaca parlamentare, no? La strategia del consenso che è legato, che può essere legato alle due riforme approvate, una in via definitiva e l'altra al primo passaggio di un lungo iter parlamentare, cioè il premierato dovrà essere votato 4 volte, 2 volte da ognuno dei rami del Parlamento. Poi però c'è il merito. Io non so se è tornato buono il collegamento di Reguzzoni, mi sembra di averlo visto nel caleidoscopio, però non so se è ancora buono come audio. C'è il merito e ci sono i dubbi di governatori, li ricordava Alessio, come Occhiuto, di Forza Italia, che si dicono preoccupati proprio delle ricadute concrete di questa riforma nei servizi che gli enti che loro amministrano possono o non possono offrire ai cittadini. Ad esempio Occhiuto, intervistato da Repubblica, parla della sanità, dice: io già mi sono dovuto rivolgere ai medici cubani per offrire i servizi sanitari essenziali ai miei cittadini perché non trovo i medici. Se poi le regioni del nord, Reguzzoni, potranno anche mettere soldi aggiuntivi, perché è una delle competenze che si potrà arrivare a chiedere, sui contratti dei sanitari, ma io come faccio a competere che quei soldi aggiuntivi non ce li ho? A lei sembra un dubbio serio questo? Ma io dico che questo è un provvedimento voluto dalla Costituzione, dall'articolo 116 in avanti, ma è un provvedimento, scusate il termine non proprio da costituzionalista, ma per far capire, procedurale, nel senso che individua delle procedure per cui le regioni che vogliono possono chiedere maggiore autonomia. Quindi tutti questi dubbi verranno posti in sede di decreti legislativi, in sede di commissione paritetica Stato e Regione interessata, che è previsto nel decreto, nel testo approvato ieri alla Camera. Per cui di concreto, e questo bisogna dirlo ai cittadini, oggi non c'è niente. C'è un provvedimento, secondo me, importante, giusto. Beh, non è Salvini la vede così, cioè, proprio. Non è da poco quello che lei dice, perché lei ammette, come in realtà anche il ministro Calderoli aveva fatto subodorare in aula su alcuni punti, che siamo alla cornice, perché mancano i soldi, possiamo trasferire soltanto 9 materie, che, tra le quali c'è la previdenza complementare, mancano il commercio soldi, con l'estero, la protezione civile, senza i LEP. Non ce ne sono, non è che mancano, sono proprio zero, quindi non è...
Reguzzoni, allora, non è poi che donno. Mancano i soldi, questo è un provvedimento che non prevede, non parla di soldi, dice com'è la procedura e come si dovrà fare la procedura, cosa no, se lo legge Donno, se l'avesse letto, i livelli essenziali, sì sì, no, siccome lo abbiamo letto, siccome lo abbiamo letto, un provvedimento, è un siccome lo abbiamo letto, riteniamo che finire Reguzzoni, poi parlare, io non l'ho interrotta, abbia pazienza, no, perché poi se no vedo che provoca anche quando è in televisione. No, no, stia calmo, il provvedimento prevede una procedura. Il provvedimento prevede una procedura che le regioni, tutte le regioni, possono attivare chiedendo una devoluzione sostanzialmente di competenze che non sono nuove, ma sono quelle previste dall'articolo 116 e seguenti fino al 120 della Costituzione italiana. Per cui oggi non si parla in questo provvedimento di soldi, tanto che non è un provvedimento di spesa, anzi si dice anche che questa commissione paritetica è a costo zero. Si dovrà ragionare poi sui decreti legislativi, che sono sostanzialmente i decreti attuativi, e sulle singole proposte della Regione. Quindi questo è un provvedimento, come mi sembra giusto definirlo in questo modo per far capire, procedurale, cioè dice qual è la procedura per cui si può arrivare ad avere dei soldi in più, dei soldi in meno, delle competenze, ma queste poi saranno oggetto di ulteriori provo discussioni. Provo a aggiungere un pezzetto. Donno, mi collega se sbaglio, è talmente procedurale, diciamo, il provvedimento che durante la seduta a Fiume, mi pare la giornata precedente in realtà, no, prima della notte, prima di far notte, Calderoli, intervenendo in aula, ha detto lui stesso, il ministro responsabile di questo provvedimento, che non sa ancora bene quanto costerà l'impianto? Allora, voglio dire un attimo, fare un attimo un passo indietro, perché siamo di fronte all'incoerenza intanto della Meloni, che nel 2014 tuonava contro la Lega, anche contro il abolire progetto. Abolire le regioni, si fa. Esatto, no? Tuonava qui contro la Lega. La il coerenza, progetto, sa come si dice in Toscana, morì fanciulla, diciamo che anche dalle parti però del 5 lei Stelle. Lei che ha fatto, diciamo, no, un suo cavallo di battaglia, quello della coerenza, sta praticamente tradendo tutto quello che aveva detto negli anni passati. Adesso, se lei mi dice così, poi Reguzzoni tira fuori il programma del PDS del 1994, dove si parlava di autonomia. Io sono del Movimento 5 Stelle. No, vabbè, non parlo per quello, gli altri partiti, ma al di là di questo c'è anche una forte ipocrisia degli esponenti di Forza Italia, perché se veramente Occhiuto si oppone a questa riforma, allora ci aiuterà sicuramente a raccogliere le firme per il referendum, attiverà il Consiglio regionale della Calabria per promuovere questo referendum, ma io perché dico non ce ne sono risorse? Perché è la realtà. Loro dicono vanno definiti i LEP, no, non sono vanno definiti i livelli essenziali delle prestazioni, ma vanno anche finanziati. C'è Svimez che ci dice che servono dagli 80 ai 100 miliardi di euro. Dove li vanno a prendere questi soldi? Non è che quando ci saranno i decreti attuativi, diteci dove andate a prendere le risorse. Con un patto di stabilità che è stato approvato poche settimane fa, grazie al duo Meloni-Gentiloni, purtroppo, insomma, il nostro paese è condannato da qui ai prossimi anni a tagli o nuove tasse per almeno 12 miliardi di euro l'anno. Quindi dove andranno a prendere queste risorse? La verità è che questo è un pericolo, perché non essendoci risorse, le regioni che sono più avanti, le regioni anche quelle del nord e i territori del nord che sono più avanzati anche economicamente, più sviluppati, andranno sempre più avanti. I territori del nord meno sviluppati e che non sono al centro, e le regioni ovviamente del sud che sono un po' più indietro, andranno sempre più indietro, quindi ci sarà proprio uno spaccamento dell'Italia. Ecco perché su materie come la sanità, i trasporti, l'istruzione, non si può dare autonomia, non si possono avere l'onorevole Donno, sistemi diversi. Direttore Sallusti, ha messo insieme un po' di elementi, aspetti Reguzzoni, perché così ragioniamo e parliamo tutti, ognuno per quota parte. Giovanni Sallusti dice, l'onorevole Donno, prima di tutto, se Occhiuto, il presidente della Regione Calabria, vuole davvero opporsi a questo boomerang, per definizione lo stesso Occhiuto, firmi il referendum, partecipi alle nostre iniziative, alle iniziative di chi è contrario. Questa, siamo anche lì dalle parti di una legittima provocazione politica di opposizione. C'è però un punto, che le autonomie sono riuscite a compattare tutte le opposizioni, perché dal Movimento 5 Stelle, Donno ci ha messo il corpo, ma tutti i suoi colleghi dei 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, parte del Terzo Polo, non ci sono voci che danno una mano alla maggioranza, e la stessa Forza Italia non è compatta. Sì, non c'è dubbio che quell'autonomia, come hai detto giustamente tu, ha compattato tutte le opposizioni a difesa di cosa? Di quello che la Meloni chiama lo status quo, a difesa di uno dei volti principali dello status quo, direi proprio della storia repubblicana, che è il centralismo, il modello centralista, che i fatti dicono che ha fallito.
Perché se oggi c'è un paese a due velocità, un meridione che ha problemi di arretratezza infrastrutturali e economici, vuol dire che il centralismo ha fallito. Ma abbiamo già sperimentato 20 sistemi diversi, come sulla sanità. Abbiamo visto che non funziona, secondo che è stato un disastro. Però lei non sia anche lei verbalmente un po' come di aggressivo. Mi lasci finire. No, io non mi sto alterando. Visto che contesta l'aggressività altrui, mi faccia finire. Perché mi ha interrotto? Ho una proposta trasgressiva. Ognuno parla quando viene interpellato e gli altri ascoltano. Sono un po' matto oggi, prego. È una mozione condivisibile. No, la seconda cosa che volevo dire, condivido la diagnosi tecnica che ha fatto del provvedimento Reguzzoni da par suo, non ho una virgola da aggiungere. Contesto un po' però la sua morale politica. Diciamo, lui dice, beh, di concreto non è successo niente. Beh, no, non sono tanto d'accordo su questo, perché già stamattina i due governatori delle regioni del nord e delle regioni trainanti per l'economia del paese, ricordiamo, Lombardia e Veneto, hanno detto che chiederanno il prima possibile le nove materie che puoi chiedere subito senza i LEP. E non è esattamente una cosa irrilevante, cioè per la Lombardia e il Veneto il commercio con l'estero, che sembra una cosa caricaturale, Sallusti, ma Occhiuto è preoccupato anche da quello. Occhiuto dice anche che la sua regione non può competere, cioè rischia, gli agricoltori, dice cosa dice? Sì, gli agricoltori della mia regione potrebbero essere anche penalizzati anche solo da quello, anche solo dalla forza della Lombardia, come dici tu, che si mette da sola sul mercato internazionale. Non, mi permetto di dire che Occhiuto dovrebbe preoccuparsi anzitutto di governare bene la Calabria. Dopodiché faccio notare una cosa di cui ci si tende a dimenticare, che un referendum sull'autonomia c'è già stato, c'è stato in Lombardia e Veneto, un referendum consultivo nel 2017, il 96% dei votanti lombardi e il 98% dei votanti veneti si dichiararono a favore. Io chiedo, le opposizioni vogliono davvero non tener conto di più del 90% della volontà delle due regioni trainanti del paese? Aspetti, onorevole Donno, Sara Menafra, su questo c'è il dato che citava Giovanni Sallusti, ma ce ne sono poi altri. Io vado a recuperare Cartello 01, sondaggio autonomia da Repubblica, lo dico per la regia, sondaggi noto. Gli italiani l'autonomia differenziata, vediamolo insieme. Lei è favorevole alla legge sull'autonomia differenziata. Ecco, il cartello è sbagliato, quindi chiedo anche qui di fare professione di fede su quanto mi è stato scritto. Lei è favorevole? No, 45%. Eccolo qui, Giuliana, stringi pure quanto vuoi. Sì, 35%. No, non hai fatto disegnini, 25%. Strane, non ci sono disegnini, neanche parolacce. Sara? Sì, no, appunto, quello che volevo dire esattamente, anche io pensavo a quel sondaggio perché è uno dei più recenti e comunque autorevoli che sono usciti recentemente. Che il sondaggio è il voto dei cittadini, però insomma è un po' diverso. Considerare se no una sondaggiocrazia, Ma hai ragione, però tu stai parlando di referendum solo locali e comunque non recentissimi, non mentre questo comunque ha l'ambizione di essere... Paese. Però anche io voglio la regola, quella pazza. Quella trasgressiva. Voglio la regola pazza. Solo per dire che, per carità, un conto è votare, un conto è esprimersi al telefono, un sondaggio online, è chiaro che sono cose diverse, però siccome stavamo parlando di referendum locali e comunque non recentissimi, oggi vorrei vedere, intanto nelle regioni anche del nord c'è una parte secondo me che è un po' cambiata, perché anche il Partito Democratico peraltro sosteneva quella riforma in passato, anche in Emilia Romagna oggi ha una posizione diversa e si trascinerà una parte dei suoi elettori in questa posizione, perché non è che Bonaccini è pazzo, nel senso che sono persone che comunque hanno, su questa posizione oggi contraria, hanno ricevuto tutto sommato buoni voti, almeno lui personalmente come, diciamo, presidente di regione, che in qualche modo ha cambiato idea, si era comunque bocciata completamente, però tutto sommato non ha riscontrato un problema nelle urne. In più c'è un sondaggio nazionale che dice un'altra cosa. Io ho l'impressione che siano tutti un po' preoccupati, perché se oggi, intanto perché secondo me il nord e il centro non sono, appunto, nemmeno il nord è così compatto, il centro comunque è una buona parte anche di popolazione, oggi c'è un sud che si astiene, ma che se dovesse sentirsi mobilitato anche su questo argomento e tornare al voto o magari votare a un referendum, beh, ci sarebbe un problema, diciamo, di un asse che in qualche modo diviso dell'opposizione, la maggioranza facilita a ricompattare, facendo in qualche modo un po' un regalo. Donno, l'abbiamo convinta a ascoltare tutti gli altri interventi, voleva però intervenire. No, io non sono... Un secondo, Reguzzoni, arriviamo. No, io ho ascoltato come ascolto tutti, ma il tema, io voglio tornare sul tema delle risorse, perché guardi che il Movimento 5 Stelle non ha mai detto siamo contro l'autonomia differenziata, ma si può fare però seguendo determinati criteri, intanto non solo individuando ma anche finanziando i LEP, quindi ci devi mettere le risorse, devi far partire le regioni tutte dallo stesso piano, perché oggi ci sono
differenze che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco perché nel governo Conte 2 avevamo iniziato a finanziare il fondo di perequazione, c'erano oltre 4 miliardi di euro in quel fondo di perequazione. Adesso quel fondo proprio dal governo Meloni è stato tagliato, oggi ci sono 900 milioni, quei 3 miliardi e passa, perché sono stati tagliati? Cioè se dicono che l'autonomia non è una minaccia, allora perché un po' come non dice mettono Bonaccini, le risorse per... Ma soprattutto è chiaro, è chiaro il punto di Donno, una rapida replica a Reguzzoni perché poi vogliamo portarvi a commentare dai, un'altra testi, vicenda. Dai, beh, rapida. Insomma, perché sennò non si capisce quello che viene detto. Allora, regioni come che devono sostenere, che hanno imprese, ad esempio, che attingono al mondo dell'istruzione, della formazione, della scuola per competere a livello internazionale, su settori specifici devono avere una scuola che risponda in maniera anche rapida su quei settori specifici. Questo è uno dei motivi per cui non oggi, ma 20 anni fa è stato inserito in Costituzione questa possibilità di autonomia per le regioni. Ripeto, qui non si parla in questo provvedimento di risorse, che sarà un argomento da affrontare successivamente. Personalmente ritengo che la migliore forma di organizzazione dello Stato sia quello federale, dove ci sono, facciamo tre esempi di tre stati che stanno tutti meglio di noi, la Svizzera, la Germania e gli Stati Uniti. In entrambe queste tre situazioni, una più grande, una grande come l'Italia e una più piccola, in entrambe queste situazioni ci sono degli stati o dei cantoni come in Svizzera molto poveri, molto difficili perché sono magari montuosi, con risorse diverse, perché Ginevra o Zurigo rispetto a certi cantoni della montagna della Svizzera sono molto più poveri, per non dire degli stati della Germania dell'Est o degli stati agricoli negli Stati Uniti. Non è che lì si sfascia lo Stato. Sono sistemi federali che funzionano dove ognuno... Sì, sono anche storie di sistema paese molto differenti. L'esempio che lei fa è sicuramente pertinente, però sono storie di sistemi economici, sistemi paese profondamente diversi. Poi la Germania attraversa un momento molto, molto complesso. Mi sta interrompendo, però finisco perché ho parlato pochissimo. Questa riforma è stata voluta all'inizio degli anni 2000 e non è mai stata attuata. Perché è solo scritto nella Costituzione, quindi questo è un passaggio, ripeto, procedurale per arrivare a questa attuazione, che non è il federalismo, ma che va in questa direzione. Allora, abbiamo visto, mentre Reguzzoni completava il suo ragionamento, la nostra Elena Testi che si è spostata, non è più davanti a Montecitorio, eccola. Arriviamo da te tra poco, Elena, ci dirai perché sei lì, ma farei così, Luca. Facciamoci aiutare da una clip, da un filmato che sta circolando molto in rete, riproposto da tutte le testate online. Sono immagini molto forti e molto violente, guardatele, nel centro di Roma. Allora Elena Testi, dove sei? Direi che sei proprio nel luogo dove è avvenuta questa aggressione. Che notizie hai sui ragazzi vittime di questa aggressione e sulla manifestazione che è stata convocata per condannare ciò che abbiamo visto? Allora sì, come vedete siamo proprio nel luogo dove è avvenuta l'aggressione, questo è il palazzo di riferimento, quello che si vede dai video. I ragazzi, diciamo, fisicamente stanno meglio, anche se si può dire insomma che stanno bene, non lo si può dire perché dopo un'aggressione è molto difficile dirlo. La manifestazione si terrà oggi pomeriggio a 500 metri da questo luogo, a Piazza Vittorio, e invece gli aggressori, i quattro ragazzi intercettati dalla Digos, sono stati intercettati qui dentro questo locale, noto per essere frequentato insomma da una parte della destra. Chi sono gli aggressori? Gli aggressori sono quattro persone appartenenti a Casa Pound. Tutto vi dico, mentre stavamo qui, siamo rimasti 10 minuti, sono arrivati, ci hanno fatto le foto, non so, magari vogliono ammirare l'innata bellezza di questa troupe, perché non si capisce come mai hanno fatto uno le foto che è qui in questo a luogo, te e agli operatori occhio. Che ti accompagnano? Esattamente, hanno fatto gli operatori agli operatori che mi accompagnano, e poi hanno identificato il luogo facendo la foto al locale, facendo la foto alla strada. Sono ancora lì mentre tu svolgi questo collegamento, giusto per capire? No, però insomma
Noi per motivi di sicurezza abbiamo preso la targa, quindi non abbiamo nessun timore. Per fortuna poi qua ci sono anche la municipale. Non è esatto. Non è normale che una collega debba lavorare. Faccio vedere anche esatto, perché i cartelli. Non vorrei banalizzare che quello che sta accadendo. Che sono qui, è molto complicato svolgere un collegamento come quello che sta facendo Elena Testi dopo che si subisce quella che agli occhi di uno che sta lavorando è un'intimidazione, perché se ti vengo là ti riprendo, insomma è un elemento comunque di forte pressione su cui sta lavorando Elena Testi. Infatti partirei da Sara Menafra, che la realtà di Roma come cronista la conosce, l'ha raccontata bene. Noti un upgrade, un salto di qualità a livello di violenza, e che tipo di salto di qualità, anche partendo da quello che ci ha raccontato Elena e dalle immagini poi che abbiamo mostrato di questa aggressione? Sì, come dicevi tu, diciamo, Roma è una città che ha vissuto fasi di conflittualità non soltanto ovviamente gli anni 70 eccetera, no, anche più recentemente negli anni 90, negli anni 2000, ci sono stati nel 2010, insomma è una città che vive una conflittualità, anche perché diciamo gli schieramenti, diciamo quelle della sinistra radicale e quelle, diciamo, neofascisti veri e propri, perché Causa Pound non lo considera assolutamente un insulto, sono sempre stati molto presenti nella città, presenti nei quartieri, presenti in alcune parti, tra cui questa. Forse però ultimamente, diciamo, in questo andare e venire di questo genere di conflitto, siamo in una fase che mi sembra che stia ricrescendo, perché gli episodi ci sono stati tanti, l'episodio comunque di un gruppo organizzato tra l'altro straniero che veniva dalla Francia, che è andato in un pub di San Lorenzo noto per essere un luogo di sinistra della scorsa settimana. Il nostro Nicola Campagnani oggi sta lavorando proprio su quella storia per ricostruirla e metterla in fila, legandola alle immagini anche che abbiamo visto oggi. Esatto, cioè quando ci sono due episodi così vicini ti viene in mente, appunto, anche da cronista oltre che di conoscere la città, che effettivamente forse qualcosa sta cominciando a risalire, e infatti per questo, insomma, come dire, sottovalutare l'episodio in sé può essere un errore, perché sono un insieme di piccoli episodi che sono sempre più vicini. Su questo volevo sentire Giovanni Sallusti per cominciare il giro, parliamo tutti, Recuzzoni, Donno, dice un insieme di episodi, di piccoli magari episodi che messi vicini però diventano, noi abbiamo detto, uniti i puntini, no? Diventano un disegno complessivo, uno scenario complessivo che può generare preoccupazioni, che può quindi giustificare piazze come quella che ci racconterà tra poco Elena Testi alle 18 a Piazza Vittorio, per denunciare quello che sembra, a chi parteciperà a quella piazza, un clima che finisce per giustificare anche e rendere possibili, più frequenti anche gli atti, le immagini che abbiamo visto. Giovanni. Allora, il clima, quando monta il clima della violenza politica, è sempre gravissimo. E queste sono scene gravissime. Per fortuna, quando un gruppo come Casa Pound si è presentato alle elezioni, ha sempre preso lo zero virgola, grazie a Dio. Quando si dice però che c'è chi monta il clima, allora bisognerebbe fare nomi e cognomi. Io non credo che ci sia qualcuno nell'arco costituzionale che può, come dire, montare, spalleggiare, dare sponda a scene improponibili come queste. La violenza politica in generale preoccupa molto, preoccupa sempre qualunque siano gli attori, per intenderci preoccupa anche quando i centri sociali lanciano bombe Molotov nelle sedi del movimento Pro Vita, preoccupa quando si sa che c'è una banda del martello di estrema sinistra che va in giro in Europa a distribuire fiori. Quando monta la violenza politica preoccupa sempre. Mi auguro che nessuno faccia di queste scene, come dire, battaglia politica faziosa, perché deve preoccupare sempre chiunque la porti avanti. È nei fatti però che tra i motivi che hanno animato la piazza che è stata convocata a Santi Apostoli, il Movimento 5 Stelle... del governo su questi fatti, su queste scene, non le possiamo cercare, non so se sono ancora uscite. Però non le trova. Non ci sono ancora... Non le trova, non ci controlliamo anche noi dalle agenzie. Dicevo che tra i motivi di convocazione della piazza di Santi Apostoli c'erano anche la denuncia di questo clima. No? Vero? Presunto? Facciamo così, in sede europea oggi Nicola Procaccini, che è un alto dirigente di Fratelli Italia e presidente del gruppo conservatori e riformisti di cui fa parte Giorgia Meloni, ha commentato i fatti di Fanpage, i fatti raccontati da Fanpage, un'inchiesta nel movimento Gioventù Nazionale, in una sede di Gioventù Nazionale a Roma Nord. Possiamo vedere le immagini dell'inchiesta di Piazza Pulita, così poi vi diamo conto delle dichiarazioni di Procaccini e arriviamo da Donno e Recuzzoni. Telegiornali, siamo i Mussolini, siamo
ha paura. Siamo camera di mica poveri coglioni. Siamo proprio fascisti. Nonostante queste posizioni, Flaminia Pace si è guadagnata una futura candidatura alle prossime elezioni amministrative. Una volta mio padre, ma prima di che abbiamo incontrato quella coppia che ti ho detto che sono amici dei papà, quelli erano Francesco Fabio, che era davanti, lui non faceva parte di terra, però allora, Reguzzoni, noi abbiamo commentato tanto queste immagini in questa settimana, anche perché, non solo per le immagini e il loro valore diciamo intrinseco, ma anche per chiederci che ricadute hanno avuto nelle difficili giornate di trattative sul prossimo governo dell'Unione Europea. E forse non è un caso che arrivi proprio da una sede europea, a una settimana dalla pubblicazione di questa inchiesta di Fanpage, data in anteprima da Piazza Pulita, arriva dall'Europa la dichiarazione di Nicola Procaccini, che è il copresidente del gruppo dei conservatori, il gruppo è esponente del partito di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, che dice l'inchiesta di Fanpage, il reportage di Fanpage mostra immagini che condanno assolutamente, sono due o tre ragazzi che fanno il saluto fascista, non so chi erano, non so chi fossero, ma è una cosa che io condanno fermamente. Questa dichiarazione basta? Chiude il caso? Ma non conosco le persone, mi sembra che la dichiarazione sia autorevole, venga da un esponente autorevole, non credo che più di tanto si possa andare avanti. Insomma, il mondo, si dice, la madre degli stolti è sempre incinta, purtroppo. Ovviamente tutti gli episodi che abbiamo visto sono da condannare. Quando si alza il clima, lo si alza in due, lo si alza sicuramente anche da parte di questa sinistra conservatrice che non vuol cambiare nulla, perché per esempio sulle riforme del premierato ha avuto un atteggiamento ondivago, prima ha detto siamo disponibili a discutere del premierato ma non dell'elezione del Presidente della Repubblica, poi prima ancora di entrare nel merito in aula della riforma dice io como con le piazze. Sì, no, però io le chiedevo se per caso serve che Arianna Meloni, non so, dico così, che peraltro autorevolissima dirigente Fratelli d'Italia, che compare anche nell'inchiesta, dica una cosa tipo avvieremo un'indagine interna per chiarire bene e capire ad esempio chi sono quei ragazzi. Guarda, perché forse che Procaccini non so chi sono. Sono talmente lontani dalla mia cultura politica che per me è quasi pleonastico condannare, cioè delle cose che quelle che abbiamo visto prima e le frasi che abbiamo sentito adesso. Le si condanna, non darei troppo spazio dal punto di vista pubblicitario perché, ripeto, rimane un incentivo a comportarsi male. Che dopodiché, è la linea che sta succedendo nel paese in questi giorni è frutto anche delle scelte precise, ripeto, della sinistra che candida una Salis. Qui stiamo parlando di immagini che sono state documentate da Fanpage, peraltro in un periodo anche precedente rispetto. Rispetto... Cioè, no, ci mettiamo qui in 4-5 su una televisione nazionale a commentare le immagini di una signora che io non so neanche chi sia e sicuramente non ha grande peso a livello politico europeo, perché è chiaro che si sta formando una commissione europea. Il solo fatto che noi stiamo dando conto di una dichiarazione di Nicola Procaccini, che è un alto esponente, un alto dirigente del Fratelli d'Italia, testimonia che un valore politico le immagini di Fanpage quantomeno lo hanno e lo hanno posto. Aspetti perché voglio sentire Donno. Lei ha detto io non ho nulla a che vedere con questa sensibilità, condanno queste immagini, per me queste dichiarazioni chiudono la vicenda. Questo è Reguzzoni. Donno? Allora, intanto la mia solidarietà ai ragazzi, il Movimento 5 Stelle sarà oggi a questa manifestazione con una delegazione. Andrà lei? E adesso penso di sì, penso di passare insieme al nostro capogruppo e ad altri colleghi, deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, ma è un po' quello che dicevo prima, no? Questo clima e anche adesso l'esponente di Forza Italia, questo minimizzare, questo sottovalutare, ma sì, tanto sono cose che succedono, ma chi sono queste persone? No, voi minimizzate, non vi rendete conto del clima che c'è nel paese, di quello che è successo in Parlamento, perché se non si condanna con forza la violenza, se chi occupa, non mi interrompa lei, se chi occupa dei posti apicali, il Presidente del Consiglio, i capi di partito,
Grillo non prendono le distanze dagli atti violenti e dai violenti in Parlamento, soprattutto che vanno con un'aggressione squadrista a pestare un deputato, è chiaro che poi fuori dal Parlamento poi succedono questi fatti, perché voi minimizzate e lei mi parla sopra, lei non dovrebbe parlarmi sopra, lei dovrebbe far terminare. Ricomponiamoci un attimo, crea questo clima. Questo effetto emulazione, perché uno che segue Fratelli d'Italia, la Lega, si sente autorizzato fuori dal Parlamento a fare quello che hanno fatto dei deputati che dovrebbero rappresentare i cittadini in Parlamento, sono autorizzati non vi metteremo d'accordo, perché questa responsabilità d'accordo non la vogliamo. La violenza sempre, in 30 secondi sarà Menafra, perché poi è pronto Andrea Orlando dietro le quinte. Reguzzoni sbaglia quando dice, anche a proposito degli studenti, che diciamo ci sono agitazioni e provocazioni da entrambi i lati, perché come il video mostra chiaramente questi studenti stanno tornando a casa loro con una bandiera in mano. Anche fossero passati deliberatamente davanti al Cattisarc, questo diciamo non giustifica l'aggressione, quindi, non è che è tutta una provocazione a cui si risponde. Ci sono anche delle cose che vengono fatte di violenza diciamo gratuita, semplicemente dal nulla, e questo è proprio un caso. Quindi Reguzzoni dice di non aver detto questo, ovviamente non si riferiva a questi studenti ma ad altri contesti, immagino. Il danneggiamento delle sedi di Provita. Adesso mi consenta soltanto un'ultima parola. Un flash. Donno, lei è parlamentare, avrà letto il regolamento parlamentare. In aula si sta al suo posto, non si agitano bandiere, guarda, neanche quelle poteva italiane. Evitare di fare questa Reguzzoni, chiusura. Reguzzoni, lei era presidente dei deputati della Lega. C'è molta letteratura. Con danni violenti. Questa è gente che non dovrebbe più entrare in Parlamento. C'è molta letteratura sulle persone che si sono alzate a vario titolo e per fare azioni dimostrative di vario tipo. Grazie a tutti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia finora. Andrea Orlando è pronto dietro le quinte. Quindi poca pubblicità e davanti torniamo. È proprio in studio già. È già arrivato. Celere. Di nuovo in diretta ci ha raggiunto sul nostro divano rosso l'onorevole Andrea Orlando, Partito Democratico, è stato più volte ministro. Bentornato. Buonasera. Senta, onorevole Orlando, partiamo dal dibattito parlamentare che c'è stato sulle riforme, segnatamente sull'autonomia. Giorgia Meloni, intervistata da Alessandro Sallusti, commentando il passaggio parlamentare, il via libera definitivo alla riforma dell'autonomia, ha detto che chi si oppone è un difensore dello status quo. E ce l'aveva proprio con Donno e con Orlando. Con voi due. Specifico. Voi due. Con i nostri ospiti di oggi. La Meloni nel 2014 ha proposto un disegno di legge per l'abolizione delle regioni, quindi lo status quo si può cambiare in direzioni molto diverse. E cambiare lo status quo in una direzione che in questo momento non è avvertita come un'esigenza da nessuno, perché non mi pare che ci sia una spinta del nord, se no Fratelli d'Italia non sarebbe il primo partito nel nord Italia, una spinta del nord che reclama federalismo come avveniva invece 15-20 anni fa. È un modo semplicemente di pagare un dazio a un alleato di governo, non si sta corrispondendo a un bisogno popolare. E perché dico questo? Perché durante la fase della pandemia e poi con la guerra, la domanda che è cresciuta è soprattutto quella di protezione. L'idea che durante la pandemia ci fossero 20 risposte diverse allo stesso virus, l'idea che oggi rispetto alla crisi energetica ci possano essere 20 politiche energetiche diverse o 20 politiche industriali diverse rispetto al fatto che non si trovano, che ne so, i chip per fare andare avanti la produzione dell'automotive, è del tutto evidente, come dire, che si è creata un senso comune profondamente diverso rispetto a quello di 20-30 anni fa, quando la globalizzazione funzionava, quando sostanzialmente le persone pensavano di aver bisogno soltanto di meno vincoli, di più prossimità territoriale. Oggi la domanda è completamente cambiata, tant'è che vince la Meloni e perde la Lega, non è un caso anche sì, dentro però, la destra. Orlando, e allora lo status quo è quello che in qualche modo vuol conservare la Meloni, cioè vuole mantenere la maggioranza di governo, perché in questo momento nemmeno diciamo la new entry della Lega, cioè il generale Vannacci, mi pare che ponga una questione legata all'autonomia. Vannacci è un leghista in qualche modo atipico, no? Io però volevo chiederle che lei dice è una battaglia storica della Lega e la Lega non è così avanti nei risultati, perché oggi c'è una richiesta più di protezione, ce l'ha insegnato la pandemia, il suo ragionamento, però non è che nel suo partito non
ci siano voci che negli anni, anche recenti, non bisogna andare al programma del PDS del 94, si sono espresse a favore dell'autonomia, quello citato in tutti i dibattiti di questi giorni è Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna. Perché? Cioè, esiste un'autonomia possibile buona che piacerebbe anche a voi? È premesso che la proposta di Bonaccini non era questa e quindi diciamo sicuramente quella teneva più conto delle mie argomentazioni, però se le devo dire la verità considero quella stagione chiusa, cioè io considero quella stagione, quella diciamo così, della costruzione di più autonomia, la conseguenza di un dibattito degli anni 90, io considero quella stagione completamente chiusa. Oggi se guardiamo ai documenti dell'Unione Europea, se guardiamo cosa fanno gli altri grandi stati, il tema fondamentale è la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la velocità nella reazione agli shock che si possono determinare, tutte cose che sono in contrasto con la moltiplicazione dei centri di potere, tutte cose che sono in contrasto con in qualche modo una frammentazione che si rischia di venire a determinare, oltre al fatto che tutti giustamente sottolineano, cioè il fatto che questo è già un paese dove a secondo del posto dove nasce hai un'aspettativa di vita diversa. Con 20 sanità che ognuna che prende la propria via, con 20 strutture ancora più decentrate che riguardano la vita, il welfare, la formazione, questa aspettativa di vita e queste condizioni di vita di un bambino possono diventare ancora più diverse e quindi la distanza tra la Calabria o la Lombardia rischiano di crescere ancora di più. Ma attenzione, non con un beneficio della Lombardia, perché la Lombardia per essere competitiva in Europa ha bisogno anche di una Calabria che non resti troppo indietro. Sì, perché noi ci poniamo a livello europeo come Italia, come sistema paese, come quello che dovrebbe essere un unico sistema paese. In virtù delle argomentazioni che lei ha portato adesso nel nostro studio e in virtù di altre, per esempio il rischio di deriva autoritaria che potrebbe nascere da altre riforme, legge il premierato che è stato approvato in prima lettura al Senato, e di molti episodi spiacevoli che hanno coinvolto a vario titolo la destra, avete convocato una piazza, Piazza Santi Apostoli, una manifestazione è stata molto partecipata. Tra i temi proposti noi abbiamo un inviato, Nicola Campagnani, che ha intervistato molti di voi partecipanti e tutti hanno tirato fuori il caso di Fanpage, cioè di questa inchiesta giornalistica, il nostro pubblico la conosce bene, una storiaccia in una sede di Gioventù Nazionale, che è il movimento giovanile di Fratelli d'Italia, con braccia tese, saluti romani, saluti nazisti. È intervenuto sul tema da Bruxelles proprio pochi minuti fa, poche ore fa ormai, Nicola Procaccini, che è il co-presidente insieme a Meloni della famiglia europea di Fratelli d'Italia e Conservatori. Le dico cosa ha detto Procaccini. Il reportage di Fanpage mostra immagini che condanno assolutamente. Sono due o tre ragazzi che fanno il saluto fascista, non so chi fossero, ma è una cosa che condanno fermamente. Questo accade dopo una settimana dalla trasmissione dell'inchiesta su Piazza Pulita. Dal punto di vista politico le parole di Procaccini chiudono la vicenda oppure no, secondo lei? La chiudono nel senso che è una condanna. Però diciamo così, le modalità della condanna, ora avventuriamoci un po' nell'analisi psicologica, portano sempre un elemento che tende a sminuire. Sono due o tre e non 200 o 2000, sono dei ragazzi, quindi sono teste calde e quindi schegge impazziti e io non li conosco. Vuole dire che sembra che Procaccini voglia dire la responsabilità è personale di esatto. Questi due o tre. E quindi c'è una condanna ma non c'è un riconoscimento del fenomeno. Ma il fenomeno qual è? E questo andrebbe affrontato sul terreno politico. Il fenomeno è da un lato il fatto che Fratelli d'Italia non ha mai assunto la dimensione costituzionale, quindi anche il carattere antifascista come proprio. Questa è la prima questione. La seconda è che in verità io, diciamo così, credo debba essere sottolineata facendo sì che, come dire, sorprende un po' la sorpresa anche di molti osservatori. Fratelli d'Italia non ha mai rotto i rapporti con il neofascismo. Ci sono militanze, ci sono parentele, ci sono collaborazioni, ci sono storie addirittura familiari. Giorgia Meloni disse in aula che lei non ha alcuna simpatia per i regimi, fascismo compreso. Ma se noi andiamo a vedere l'albero genealogico, se vediamo come si sono guardiamo la vicenda Signorelli, nessuno è responsabile del proprio nonno, del proprio nonno, ma è del tutto evidente che se però in una chat continui a coltivare le idee di tuo nonno, la parentela non è soltanto di sangue, è anche culturale. Se andiamo a vedere la vicenda del portavoce del presidente della
della regione Lazio e andiamo a vedere le loro biografie, vedete, vedremo che si intrecciano con l'ultima fase della storia del movimento sociale italiano e l'inizio del dibattito che ci fu in Alleanza Nazionale, che non si risolse mai, perché Fratelli d'Italia è un passo indietro rispetto a Fiuggi, è un passo indietro rispetto a Fini. Fini ruppe con Rauti, che era, diciamo, l'ala movimentista e direi anche contigua al terrorismo nero. La nascita di Fratelli d'Italia rimette in qualche modo in discussione quell'approdo e rimescola le carte e risdogana un pezzo di eversione nera che in qualche modo viene giustificata. Se noi andiamo a vedere le storie, le biografie, se andiamo a vedere anche la storia del presidente del Senato La Russa, comprendiamo perché quei rapporti non sono mai stati recisi definitivamente. Senta, e continuare a far finta di non vedere queste cose è un errore, anche per chi condanna questi fenomeni. Se noi non conosciamo la storia, non conosciamo l'articolazione e gli sviluppi della storia, rischiamo di fare così una propaganda antifascista. La notizia di giornata, Orlando, che rafforza il suo ragionamento, il ragionamento che ha fatto, è l'aggressione che è avvenuta, peraltro proprio dopo la manifestazione da voi convocata contro le riforme, a Colle Oppio, che è un altro quartiere del centro di Roma, davanti a un locale, punto di ritrovo abituale di militanti dell'estrema destra, in particolare la formazione di Casa Pound, dei giovani neofascisti aggrediscono dei ragazzi delle reti studentesche. Facciamo così, rivediamo le immagini, Elena Testi è su quei luoghi e seguirà la manifestazione e condanno quelle immagini, vediamo le immagini e poi le volevo chiedere un commento citando Cacciari. Allora, Elena Testi, la nostra inviata Elena Testi, che prima era davanti, era proprio nel luogo dell'aggressione, adesso è a Piazza Vittorio. A Piazza Vittorio tra poco ci sarà una manifestazione dove, a cui aderirà chi vuole condannare questa aggressione e queste immagini. Ci sarà anche una delegazione del Partito Democratico, certo, anche una del Movimento 5 Stelle. E però poi c'è, tra le tante voci, lo fa il centrodestra, che vi dicono che vi attaccate solo all'antifascismo. Giorgia Meloni l'aveva usato anche come argomento in un comizio delle scorse regionali. Se pensano di vincere le regionali sull'antifascismo, auguri, disse. Però Cacciari dice che effettivamente sembrate un po' patetici, dice, sì, a attaccarvi solo a Bella Ciao e all'antifascismo, a pensare che bastino solo questi argomenti, usate solo questi argomenti. No, nessuno pensa che bastino. Se volete possiamo parlare del patto di stabilità e di come l'Italia sia fregata nel giro di nomine che si sta per determinare e di come questo comporterà una manovra aggiuntiva di 10-12 miliardi. Ma io penso di più e penso che li pagheranno vecchie riforme, patto di stabilità si naviga sui 30. I pensionati e i lavoratori. Faccio questo pronostico, ma se volete ne ridiscutiamo. Dopodiché il fatto che non basti essere antifascisti non è una buona ragione per non esserlo. Ed è evidente che quando... Che cosa dovremmo fare, secondo Cacciari, quando succedono fatti come questi, dire che sono la normalità? Beh, se questa è la linea che consiglia, io la trovo sbagliata. Anche perché c'è il cancelliere tedesco Scholz, che a margine delle trattative europee che si stanno svolgendo per la prossima governance, ha detto: non vogliamo nella maggioranza, nella pancia della maggioranza, Giorgia Meloni, perché è una leader di estrema destra. Lei la definirebbe una leader di estrema destra, Giorgia Meloni? Lo è. Ma è il pudore con cui usiamo questo argomento è solo il frutto del fatto che Giorgia Meloni è stata sdoganata da una parte della informazione, diciamo così, progressista, illuminata, chiamiamola come vogliamo, all'inizio del suo mandato. Ma Giorgia Meloni è stata sdoganata dal voto degli italiani un attimo, no. Il voto degli italiani è come il voto dei francesi, ma come abbiamo visto la reazione dei media francesi non è la stessa di quella dei media italiani, perché il voto non è che dia una patente di democraticità di per sé. Abbiamo nella storia anche dittatori che sono arrivati al potere attraverso il consenso. Il tema che noi dobbiamo affrontare è perché in Italia ci sia un ventre così molle nella resistenza a pulsioni di carattere autoritario, non soltanto perché ci sono le pulsioni di carattere autoritario. C'è una storia, anche questa sarebbe lunga a ripercorrerlo, e ci sono dei precedenti importanti da questo punto di vista, ma quello che mi interessa dire a me ora in questo momento è che
di estrema destra, non è che la chiama Scholz perché è un matto, perché abbiamo visto che Scholz ha una, è un misuratissimo leader di un partito, diciamo così, che guida una coalizione peraltro ipermoderata, ecco, definiamola così. No, noi stiamo parlando di un leader che sta facendo semplicemente una fotografia, perché se nella stessa coalizione ci sono a livello, nella stessa famiglia politica a livello europeo ci sono ex fascisti, ex franchisti, esaltatori di regimi autoritari, come li vuoi definire? Senta, a prescindere che li puoi definire conservatori, poi ti viene in mente Winston Churchill o con Abascal ti viene in mente Francesco Franco. Vedremo se Giorgia Meloni, se questa leader di destra sarà dentro o fuori dalla coalizione che governerà effettivamente la Commissione Europea. Secondo lei però è una leader che riuscirà a spostare nelle politiche a destra l'Unione Europea? Pensiamo ai migranti col modello Albania o anche ai passi indietro che il centro-est italiano vuole fare sugli accordi per il clima? Mi auguro di no e credo di no, perché penso che le carte le stia giocando anche per fortuna male, nel senso che non credo che riuscirà a portare ECR organicamente nella coalizione, non riuscendo a fare questo e non consentendolo una parte della coalizione cosiddetta Ursula, credo che rimarrà con un piede dentro e un piede fuori, affrontando la trattativa sulla flessibilità e sui conti italiani nella peggiore delle condizioni. Questo, diciamo, lasciando perdere l'antifascismo che da noi a Cacciari, se guardiamo, diciamo, al nostro portafogli, questo posizionamento, questo inseguimento dell'estrema destra a livello europeo, il non aver rotto con l'estrema destra, l'essersi fatta a capo dell'estrema destra, lo pagheremo con i nostri conti, lo pagheranno i pensionati, lo pagheranno i lavoratori che non verranno più tagliati. Non dà noia all'antifascismo, no, era un ragionamento più ampio quello voi, no, del professor Cacciari. Però io penso che aver abbandonato in certe fasi anche dei riferimenti di carattere valoriale ha consentito, cioè, che il popolo della sinistra abbia bisogno anche di quel tipo di non è il popolo della sinistra, la Repubblica ha bisogno di certi riferimenti. Prima di andare in pubblicità facciamo solo vedere una foto, è la foto di Satnam Singh, il giovane bracciante di 31 anni che è morto dopo non essere stato soccorso, un terribile incidente sul lavoro, lavorava, per modo di dire, lavorare è un termine generoso, igiene lessicale che non merita la storia di questa persona, ve la raccontiamo dopo la pubblicità con altri ospiti, poi Elena Testi, arriviamo. Ha finito. Sedici in punto, saluto sul nostro divano l'onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi Sinistra, bentornata. Salve. Bentornato, mancavi da un po', Valerio Nicolosi, giornalista inviato, autore del podcast Borena, la terra senza pioggia, tra poco ne parliamo. E in collegamento l'onorevole Flavio Tosi, Forza Italia, bentornato. Grazie, buongiorno a voi. Allora, come ha detto Alessio Orsinger prima della pubblicità, noi vogliamo partire questo nostro blocco di discussione dalla tragica, vergognosa storia, dalla cronaca di come si muore letteralmente abbandonati sui campi di lavoro in provincia di Latina. Il racconto. Satnam Singh, lavoratore indiano nei campi della provincia di Latina, è morto a 31 anni, usato, consumato e gettato, come un macchinario rotto, acquistato a poco prezzo. Lunedì era stato trovato abbandonato davanti casa sua, con un braccio completamente amputato e poggiato su una cassetta per gli ortaggi. A buttarlo lì, i datori di lavoro, dopo che lo avevano visto incastrarsi in una macchina avvolgiplastica che compie 4.000 giri al minuto. La moglie continuava a piangere disperata, ad implorare tutti. In India quando si implora si toccano i piedi, nel senso si è buttata ai piedi veramente di tutti, della polizia, dei carabinieri, nostri, chiedendo appunto che fosse trasportato prima possibile. Satnam Singh non aveva un contratto regolare, ma era bracciante nei campi del Lazio da 2 anni. Insieme alla moglie, che dopo 2 giorni di agonia lo ha visto morire ieri all'ospedale San Camillo. Soccorsi chiamati troppo tardi, condizioni tragiche, non c'è stato nulla da fare. Mette purtroppo in luce, con una tragedia assurda, quella che è la condizione di centinaia di migliaia di lavoratori che a breve inizieranno, vedremo raccogliere i cocomeri nei nostri campi.
La storia di Satnam Singh e quella di tanti braccianti. Era arrivato in Italia 2 anni fa ed era andato subito nella provincia di Latina, dove c'è una vasta comunità di persone provenienti dai paesi asiatici, impiegate nei campi. Molti di loro sono senza contratto, sfruttati per pochi euro l'ora in condizioni di lavoro estreme. È proprio disumano quello che è successo, una questione di disumanità che alla quale oggi abbiamo il dovere di rispondere. Onorevole Piccolotti, è sicuramente una questione di disumanità, ma la disumanità è anche un po' l'alibi per coprire certe carenze legislative, certe volontà politiche che non riescono a risolvere quello che ormai è diventato un tema strutturale, non un tema emergenziale, non un tema episodico. Abbiamo i cartelli, cartello 3, il 40% degli irregolari nelle aziende agricole di Puglia, Sicilia, il 40% è irregolare tra i lavoratori nelle aziende agricole di Puglia, Sicilia, Campania, Calabria e Lazio, quindi vengono pagati con una pacca e mezzo sulla spalla a giornata e vivono nelle condizioni che abbiamo documentato. Sì, questa è una storia atroce e non è degna di un paese civile. Io credo che le istituzioni dovrebbero tutte in qualche modo manifestare il proprio sdegno e prendere immediati provvedimenti. Ora, noi sappiamo da molti anni che ci sono centinaia di migliaia di lavoratori clandestini in queste condizioni nelle campagne italiane e sappiamo che sono condizioni di sfruttamento, cioè che ci sono dei padroni di lavoro italiani che li usano come se fossero degli schiavi, perché questa è la parola giusta per chi viene trattato in questo modo, forse anche meno di uno schiavo, perché un corpo abbandonato in questo modo atroce e incivile è qualcosa di impensabile. Allora, non si capisce perché non si fanno quelle azioni che servono a cercare di porre rimedio. La prima, cambiare la Bossi-Fini, perché quella legge produce automaticamente clandestinità e quindi produce le condizioni per questo sfruttamento. Viene da pensare che ci sia qualcuno a cui fa comodo questa condizione, perché si può avere manodopera a questo prezzo e in queste e a queste condizioni. E poi cambiare anche le norme che regolano il mondo del lavoro, bisogna mandare gli ispettori in tutte le campagne, mi stupisco che non sia già stata annunciata una campagna speciale di controllo in tutto il meridione, dove sono i ghetti, dove sono queste aziende, perché il governo non lo fa, non abbiamo risposta. Dico anche che in merito a questo problema degli ispettori del lavoro, noi abbiamo chiesto che il governo venga a relazionare in aula al più presto per dirci cosa fanno dopo questa storia tragica e drammatica. Però c'è un grande assordante silenzio ed è forse la cosa che fa più male. Tosi, le chiederei di replicare a questa serie di osservazioni, credo che ci possa essere, diciamo, accordo sul giudizio di merito sulla cronaca rispetto alla tragicità della storia che ci troviamo a raccontare, però Piccolotti mette davanti la maggioranza e il governo ad alcune cose da fare che la vedono in accordo, in disaccordo? Ma non mi piace strumentalizzare le tragedie, questa o altre, così non mi piace che vengano strumentalizzate. Quindi mi trovo in totale disaccordo sull'analisi. Questa non è una tragedia, è un omicidio. Io mi trovo in totale disaccordo sull'analisi politicizzata che dà la collega Piccolotti di questa vicenda, perché al di là della crudeltà, della disumanità nel lasciar morire, perché di fatto nel momento in cui, anziché portarlo in ospedale, una persona cui manca un braccio, quindi perde chissà quanto sangue, lo porti a casa, lo condanni a morte. Però al di là di questo, che è una cosa veramente inaudita e inascoltabile, però è evidente che quella situazione, a meno che questo povero ragazzo non fosse l'unico clandestino sfruttato nei campi in quella zona, il che è improbabile, probabilmente ce n'erano tanti e molti più di lui, però vuol dire che più che altro non è che non manchino le leggi ci sono, eppure pesanti, sia nei confronti dei datori di lavoro che di tutti quelli che fanno parte di una certa filiera. Il problema è la non applicazione, e la non applicazione sta agli organi di controllo. Perché è vero che magari ci sono pochi ispettori del lavoro, però io sto in Veneto e in Veneto, siccome anche noi abbiamo i campi, da noi la Guardia di Finanza che quei controlli li fa. Vabbè, non sarà mica solo un tema geografico, Tosi, no? No, sto dicendo che i controlli vanno fatti dagli organi preposti e gli organi preposti ci sono. Lì evidentemente qualcuno i controlli non li ha fatto. C'è anche un tema rispetto, e poi sentiamo Valerio Nicolosi su questo. Scusi, mi lascia. Posso parlare anche 30 secondi? Bisogna che la Procura, oltre a indagare doverosamente
chi ha dato lavoro in nero e si è comportato in quel modo, magari andasse a vedere chi non ha fatto i controlli e perché. Ma anche chi, lo ha detto lei, no? Chi, giro allora subito a Nicolosi, anche l'imprenditore che dà lavoro poi a queste persone, senza entrare nel caso specifico, è un tema generale ormai, l'abbiamo detto, abbiamo dato dei numeri, vittime sul lavoro, 1023 morti nel 2023, 268 morti del lavoro gennaio-aprile 2024, più 4% rispetto all'anno precedente. Ci sarà anche un tema di considerazione e di revisione della postura del datore di lavoro, in alcuni specifici casi ovviamente? Ma, assolutamente sì, e c'è un tema specifico dell'agricoltura. Io insomma, ho frequentato molto Rosarno, San Ferdinando, quella la piana di Gioia Tauro, per esempio, dove si raccolgono principalmente le arance, ma poi c'è il tema dei pomodori in Puglia, le mele, penso a Saluzzo, insomma, in Piemonte, e poi c'è tutta la questione anche siciliana. In agricoltura il datore di lavoro, il padrone, può dichiarare le giornate lavorate a fine stagione. Già solo questo ci fa capire quanto abbiano in mano le vite delle persone che lavorano per loro, e quindi che Santman Singh fosse irregolare, non avesse documenti, no, o quantomeno insomma, non fosse assunto, così come la gran parte dei lavoratori che lavorano come dire, nei campi e fanno lavori che, come dire, uso una frase fatta, però che noi non vogliamo più fare, ma che in realtà sono fondamentali, ma che sono basati sullo sfruttamento. Sì, contrattavano il salario alla mattina, in maniera il salario sistematica, di piazza, per quella che è la tua esperienza di cronista, in maniera sistematica e tutto sommato ricercato, che è un po' il sottotesto del ragionamento di Piccolotti, che arriva a mettere addirittura, no, c'è un'unica grande fila che, di ragionamento, che unisce la pratica del lavoro nei campi, le condizioni di lavoro e le leggi addirittura quadro sull'immigrazione. Secondo te, perché a qualcuno questa filiera fatta in questo modo conviene? Assolutamente sì, assolutamente sì. Partiamo dalla grande distribuzione organizzata, che paga 2 lire i prodotti e li rivende a tanto, che sono quelli che andiamo noi a comprare, e sono prodotti che costano poco a loro, perché sono basati sullo sfruttamento. E perché sono basati sullo sfruttamento? Perché non ci sono canali regolari di ingresso in Italia, e quei pochi che ci sono, il famoso insomma, è stato revisionato da poco il decreto flussi, che sembrava la rivoluzione un anno fa, se ne parlava tantissimo. Primo, come dire, non ha sufficienti posti di lavoro rispetto a quelli che necessitiamo, fonte col diretti, non io, comunque un'organizzazione vicina al governo. Secondo, c'è un problema burocratico. Questo decreto flussi ci mette mesi e mesi ad approvare i singoli visti, di conseguenza le stagioni sono finite, di conseguenza le stagioni le lavorano persone che possono Valerio essere sfruttate. Nicolosi, c'era stata anche una denuncia qualche giorno fa della stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, su cui magari ritorniamo, però siccome è proprio la storia che tu ci stai raccontando, guarderei, Alessio, il servizio di Daniela sì. Volpicina sui lavoratori migranti, che per arrivare in Italia, per arrivare a fare questo lavoro in queste condizioni che stiamo raccontando, devono anche affidarsi al racket. Ho lavorato 12-13 ore al giorno, anche domenica, pagato all'ora 1,50 euro. Mio paesano è portato qua e dicendo che se vieni qua vita più meglio, ma quando vieni lui ha preso il mio passaporto, lui ha chiesto pure soldi, ha chiesto 7.000. In Campania la comunità bengalese si aggira intorno alle 20.000 presenze. La zona dell'Interland Nord di Napoli ormai vede una presenza di tantissime fabbriche dedicate al tessile, alle confezioni. Qui c'è una fabbrica, lavora una quarantina di immigrati, qua ce n'è un'altra, solo di fabbriche bengalesi parliamo di una settantina di fabbriche, quindi cioè, c'è una forte densità di fabbriche anche in piccoli spazi. Nel 2014 noi, per la prima volta in Italia, abbiamo condotto una battaglia e abbiamo fatto sì che i padroni che speculavano, che schiavizzavano i lavoratori, sono stati denunciati, tant'è vero che dimostrammo un'associazione a delinquere, una rete che addirittura li prendeva dai propri paesi, prometteva il soggiorno, gli sequestrava il passaporto
e li vincolava alla fabbrica come veri e propri schiavi. Lavoravo in nero 10-11 ore al giorno, ero pagato 2,50 euro ora. Ha pagato per venire in Italia? Sì, 8.000 euro. Ho lavorato 2 anni per restituire questa somma. Ogni immigrato che sta qua deve lavorare perché mantiene quantomeno 50 persone nel proprio paese e per questo essere qua significa per ogni immigrato un grande investimento. Onorevole Tosi, Daniela Volpecina ha acceso semplicemente la telecamera e ha raccontato quello che si è palesato davanti alla telecamera e il titolo di questa inchiesta è Invisibili e schiavizzati. Li definirebbe così anche lei? Sì, e ripeto anche in questo caso, perché ne è la ulteriore riprova, che ci sono appunto le leggi per contrastare l'immigrazione, poi uno può preferire la Bossi-Fini o un'altra per contrastare l'immigrazione clandestina, mi correggo. Uno può preferire la Bossi-Fini o un'altra versione, ma comunque ci sono le leggi che mirano a contrastare questo fenomeno. I barconi ne arrivano più o meno anche in base alle condizioni meteorologiche, adesso c'è questo accordo con l'Albania che vedremo alla prova dei fatti se funzionerà. Però il punto rispetto anche a questa situazione, che è diversa negli effetti ma assolutamente identica a quella descritta prima, è il prefetto di quella provincia. Chi presiede gli organi di controllo di quella provincia? Come fa? È normale che ci sia il meritevole, meritorio cittadino, associazione che avete intervistato voi, che dice abbiamo denunciato e abbiamo fatto scoprire un racket, chi opprimeva, chi sfruttava, chi ricattava. E chi deve esercitare i controlli? Chi è pagato per esercitare i controlli? Ma che cavolo ci fa su quel territorio? Piccolotti, Giorgia Meloni, lo dicevamo, nell'ultimo Consiglio dei Ministri, mi pare prima delle elezioni europee, ha relazionato sul tema immigrazione i colleghi ministri e è andata proprio al tema che solleva l'inchiesta di Daniela Volpecina, cioè ha parlato di un racket criminale dietro gli ingressi regolari, dietro gli ingressi che Nicolosi ci ricordava sono normati dal decreto flussi. Come si può intervenire? Ma il decreto, le norme che presiedono il decreto flussi vanno completamente cambiate, perché questo meccanismo della Bossi-Fini, che presuppone che in teoria qualcuno in Italia possa assumere una persona che non conosce, che non ha mai visto, che è fuori dalle nostre frontiere, è una finzione, tanto che la legge Bossi-Fini, che è in vigore da molti anni, non ha mai funzionato, perché è fondata su presupposti completamente fallaci. Ma quale imprenditore assume una persona che non ha mai visto e conosciuto? Allora, noi dobbiamo regolarizzare quelli che sono in Italia e che gli imprenditori conoscono già, che possono assumere perché per appunto hanno una relazione, a volte anche di fiducia nei casi buoni. Poi c'è il grande mondo dello sfruttamento, del precariato, della schiavitù nei campi. Allora, io vorrei dire a Tosi, che si lamenta del prefetto, che siete al governo, Tosi. Siete al governo, il ministro Calderone, il ministro Piantedosi, il ministro Lollobrigida. No, mi faccia parlare, io voglio sapere che cosa stanno facendo, vogliono sapere quali sono le campagne dove c'è sfruttamento e schiavitù in Italia. Possiamo fargli noi l'elenco. Lo fanno in base al colore del governo. No, che cosa stanno facendo? Non è in base al colore, è successo. Le ripeto quello che l'ho appena detto, perché bisogna essere oggettivi. Lei no, io sono oggettiva, è lei che non è oggettivo. No. Lei fa finta che non sieda al governo, lei finge che sia una sciagura o è una tragedia. Invece, Tosi, sai che cos'è stato questo? È stato un omicidio. Questo è stato un omicidio. E di fronte a un omicidio sul lavoro come questo, un governo non si gira dall'altra parte e dice bah, chissà, forse c'era il prefetto, forse c'erano dove stavano gli ispettori. Credo che l'onorevole Piccolotti, onorevole Tosi, chieda cosa sta facendo in questo momento di diverso e concreto il governo per arginare le situazioni che stiamo raccontando. Lei ha notizie e contezza di qualcosa? Allora, io adesso non è che ho chiamato oggi il ministro Piantedosi. Io, se fossi, ma non sono, il ministro dell'Interno, chiamo il prefetto di Latina nel caso di prima e ovviamente dove emergono questi casi e gli chiedo cosa sta facendo, perché ripeto, se c'è qualcun altro che non è preposto a fare indagini, che scopre determinate situazioni o se ci sono dei casi conclamati come quello appunto di Latina, perché evidentemente non è un caso singolo ma ce ne sono più, dovete scoprire? Allora io convoco come governo chi deve controllare sul territorio e gli chiedo se sta facendo quello che deve fare. Poi la Piccolotti, lei continua a dire è colpa del governo,
perché lei non ha detto che è colpa di sinistra, del governo. Ha una visione politica di sinistra. Guardi, tossi, un po' di sinistra e quindi è colpa del governo. Un po' di onestà intellettuale. Ho detto che è colpa della legge sbagliata sull'immigrazione. È un po' triste. Io sono un amministratore. Lei fa solo politica. No, però mi ascolti bene, perché lei non ha ascoltato bene. Io non ho detto è colpa del governo, ho detto che è colpa di una legge sbagliata sull'immigrazione, che è colpa dell'assenza di norme che impediscano con forza lo sfruttamento dei lavoratori ci in questa condizione. Alcune ce ne sono, altre sono inapplicate, altre andrebbero scritte. E poi che di fronte a questa tragedia non capisco perché il governo non faccia nulla. Se volete la mappa delle campagne in cui c'è sfruttamento e schiavitù, noi la possiamo offrire al governo, ma penso che loro lo sappiano meglio di noi, solo che fanno finta di niente, e questo è gravissimo, è immorale ed è eticamente insopportabile. Allora, Valerio Nicolosi. È immorale ed eticamente insopportabile che chi sta sul territorio con i carichi dirigenziali pagati dallo Stato e dovrebbe esercitare i controlli non li eserciti quando ci sono situazioni conclamate come questa. Tosi contro le forze dell'ordine. Non le forze dell'ordine. Prefetto. Sono le prefetture che hanno prefetto. Ma da chi dipendono i prefetti, Tosi? Da chi dipendono i prefetti? Da chi dipendono i prefetti? Che se io fossi il ministro Piantedosi chiamo il prefetto di quella provincia e gli chiedo cosa di tutte le province. Allora, Beh, di tutte, lo ha già fatto Tosi, lo ha fatto anche Piccolotti, ovviamente con due obiettivi e due traiettorie diverse, dietro la storia che vi stiamo raccontando, dietro l'omicidio, il mancato soccorso che vi stiamo raccontando, c'è cioè il tema dei flussi migratori. Ha già citato Borena, il tuo podcast, Valerio Nicolosi, Alessio Orzinger, che ci aiuta, è un racconto, tu ci hai mandato anche delle immagini, è un podcast, è un reportage che tu hai fatto col CESVI e l'Afgate, che io mi sono bevuto tutto d'un fiato, sono sei puntate mi pare, sei puntate che vi consiglio veramente, perché ci portano in un luogo, ecco questo luogo, Valerio, se vuoi raccontarci, che ben ci spiega il perché, se posso dire, sembra un'illusione quella di poter fermare il fenomeno delle migrazioni. Sì, io dopo 12 anni nei quali ho raccontato le rotte migratorie Mediterraneo centrale e rotta balcanica più e più volte, ho avuto la possibilità, ma era anche un'esigenza, di andare da dove partono le persone. Io sono stato in questo posto, Borena, è una regione del sud dell'Etiopia al confine col Kenya, dove non piove da sei anni. Sei anni senza pioggia. Voi immaginate il contesto. Ecco, mentre scorrono le immagini, prima c'era una grande distesa di terra arida, secca. Quello era un lago. Io ho camminato su di un lago, ma il lago sei anni fa era anche grande, adesso non c'è più. Al centro di quel lago oggi delle persone stanno scavando per recuperare l'ultima acqua, che però di fatto è fango, ecco, quella là che scorreva poco fa, e di fatto è fango, è acqua sporca che in qualche modo tentano di filtrare. Poi c'è un villaggio, un campo profughi, dove prima della siccità vivevano 70 persone, era un villaggio normale, oggi ce ne vivono 7.000, queste persone sono erano pastori, l'80% del bestiame è morto e quindi ormai non c'è neanche più questa possibilità di sostentamento. E parlando con i giovani soprattutto, perché le persone più grandi, i più anziani ovviamente non hanno voglia di spostarsi, un ragazzo di 18 anni, Orgo Cacuccio si chiama, stava scavando una che è, diciamo, quella che sarà un'infrastruttura quando tornerà a piovere, cioè un grande bacino idrico comunitario, e mentre era lì con il piccone sotto al sole in questa terra arida, secca, dura, mi ha raccontato la sua storia. Ha fatto per 2 anni il minatore in Kenya. Voi immaginate, quindi a 15-16 anni si è ritrovato in Kenya a fare il minatore, proprio perché gli animali iniziavano a morire. E lui mi ha detto: ma tu resteresti qua, esatto, in questa condizione? Questo. Tu resteresti qua. Tosi, volevo chiederle, ma lei resterebbe lì anche con lo spauracchio dell'Albania? Cioè, siamo sicuri che la strategia del governo, i centri in Albania per i rimpatri, sono, a detta della stessa Giorgia Meloni, una strategia per disincentivare soprattutto, no, guardate che se venite qua noi vi spediamo da un'altra parte, quindi non vi conviene. Ma secondo lei basta se il punto di partenza è il punto che racconta Nicolosi? Ma ci sono appunto due leve. Uno è quello, chiamiamolo piano Mattei, comunque degli investimenti in Africa, in modo da far sviluppare i territori che oggi vivono quelle condizioni.
E al di là che sia il piano Mattei di questo governo o il piano Mattei di qualsiasi governo, di qualsiasi paese europeo o mondiale, andando in quella direzione si cerca di evitare condizioni di sofferenza e disastri come quelli che sono stati raccontati. E quello è un aspetto. Dopodiché che ci sia un tentativo comunque da parte di decine di migliaia, spesso molte centinaia di migliaia, di persone che per motivi economici provano a raggiungere l'Europa è un dato storico, ormai pluridecennale, e nei confronti di questi le norme di tutti i paesi, non della cattiva Meloni, del cattivo Bossi, le norme di tutti i paesi occidentali dicono hanno diritto a venire nel nostro paese e nei nostri paesi chi è chi scappa dalla guerra, chi è perseguitato per motivi religiosi, per motivi di orientamento sessuale, per motivi politici, eccetera, eccetera, chi è migrante economico non ha diritto di rimanere, perché altrimenti sì, anche se onorevole Tosi, il racconto di Valerio Nicolosi 400 milioni e le immagini che abbiamo visto ci raccontano che la distinzione diventerà sempre più labile, perché in una situazione climatica di crisi climatica così prepotente è ben difficile classificare le persone che scappano da quel contesto come dei semplici migranti economici, perché stanno andando a cercare altro. Tecnicamente mi intrometto un attimo. Tecnicamente sono migranti economici, perché per certo, noi è quello che stavamo dicendo. Sicuro abbiamo relazioni, dopodiché queste persone dovrebbero essere rifugiati climatici, che è una categoria tutta è quello da che dicevo, scoprire. L'aggiornamento delle leggi, do una rapida replica a onorevole Piccolotti ricordando soltanto che il nostro Francesco Collina ha preso i dati, ispezioni sul lavoro 2023, il dato del 2023 sono calate a 111.000, erano nel 2019 160.000 e poi ancora un altro dato, ispettorato del lavoro sotto organico, personale non dirigente, mancano più di 2.500 persone, a testimonianza del fatto che sacrosante le chiamate al prefetto, ma poi servono i soldi per far funzionare la macchina dei controlli. Piccolotti. Esattamente, sono numeri che parlano da soli. C'è anche lo scandalo degli accordi con i consulenti del lavoro, per cui i consulenti del lavoro avvertono prima le imprese, prima che arrivino gli ispettori. In questo modo è impossibile scoprire, diciamo, i lavoratori in nero, perché sono già scappati. E quindi la verità è che non ci sono norme che intendano fermare la piaga del lavoro nero con forza, ma c'è una certa tolleranza. Ecco, questa tolleranza è quella che produce il fatto che ormai da molti anni c'è questa situazione nelle campagne e nessuno ha mai voluto fino in fondo affrontarla. È uno scandalo perché lo sanno tutti, non è un segreto che ci sono questi lavoratori in queste condizioni nelle campagne. Solo una politica cieca e miope può guardare all'altra parte. E poi vorrei tornare sui flussi migratori, perché anche qui quanti anni sono che sentiamo dire che bisogna chiudere le frontiere, addirittura prima il blocco navale, si inventano qualsiasi progetto per disincentivare e sono stati tutti completamente inutili, le persone continuano ad arrivare a rischio della propria vita, purtroppo molto spesso muoiono o nel Mediterraneo dove ci sono stati 30.000 morti oppure nelle nostre campagne dopo dove ci sono stati in 6 anni 1.500 braccianti morti, cioè 1.500 un numero enorme. Ma quindi enorme. Che bisogna fare? Invece, aprire bisogna flussi, ma fare per quanti, accoglienza viene detto, diffusa no? E organizzarci per affrontare un fenomeno che è strutturale, non è episodico, non è l'emergenza immigrazione. Quale emergenza? Dura da 20 anni, come è stato detto. Quindi dobbiamo organizzarci per accogliere le persone in maniera umana e diffusa sul territorio. Aggiungo anche che, visto l'andamento della demografia italiana, senza migranti che arrivano, imparano la lingua, sono arricchiti di competenze e possono lavorare in situazioni dignitose, la nostra economia, come dicono tutti gli studi, andrà in crisi perché mancheranno milioni e milioni di persone. Il famoso inverno demografico, che è un tema che molto sta a cuore al governo. Abbiamo visto Elena Testi, l'hanno vista, non so se anche i nostri telespettatori, che ci chiede la linea. Elena è nel centro di Roma, dove tra poco inizierà una manifestazione. Ricordaci le motivazioni per cui è stata convocata, Elena. Allora, prima siamo stati a Colle Oppio, dove è avvenuta un'aggressione a due giovani della rete degli studenti medi. Ricordo, stavano semplicemente passeggiando con una bandiera di Sinistra Universitaria e una maglietta dello Spin Time, insomma un luogo noto soprattutto per le lemosiniere del Papa. E a un certo punto quattro ragazzi appartenenti a Casa Pound, così è stato detto dalla Digos, li hanno aggrediti. Qui a Piazza Vittorio ci sarà una manifestazione alle 18,
già stiamo vedendo insomma le forze dell'ordine che per motivi di ordine pubblico stanno insomma prendendo le misure, una manifestazione alla quale parteciperanno il Movimento 5 Stelle che ha parlato di aggressione fascista alla luce del giorno, perché effettivamente erano le 20:40 e una delegazione del Partito Democratico e proprio da Hellischlein arriva la richiesta, e non è la prima volta, di sciogliere organizzazioni di stampo fascista. Allora, vorrei far rivedere di nuovo le immagini che Elena Testi ha evocato, così poi le commentiamo in studio. L'aggressione a Colleoppio, un quartiere centralissimo della città di Roma, a pochi metri da dove si trova adesso Elena Testi. Onorevole Tosi, cosa abbiamo visto in queste immagini secondo lei? Abbiamo visto dei delinquenti stupidi che dovrebbero essere arrestati e andare in galera. Non so di che associazione facciano parte, perché poi appunto prima di prendere determinate decisioni bisogna capire di che associazione o partito fanno parte, però meritano la galera, l'arresto immediato, perché comunque sono delle prove clamorose. Ripeto, si tratta di un caso di persone violente, criminali e profondamente stupide. Piccolotti, secondo lei invece cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'aggressione squadrista e fascista, e il problema è che non è solo questa. Ci sono stati una serie di casi di pestaggi. Due nostri attivisti giovani di Sinistra Italiana il mese scorso hanno subito un'aggressione da parte di un passante perché stavano semplicemente volantinando, uno che si è qualificato come fascista. E poi ci sono stati altri casi di comitati elettorali danneggiati, l'aggressione non si sa di che matrice a Chef Rubio, l'aggressione di un altro attivista palestinese. C'è un clima in Italia di violenza politica e ci preoccupa. Infatti io sto depositando proprio in questo momento un'interrogazione al Ministero degli Interni, perché è vero che sono tutti casi diversi, ma forse sarà il momento che qualcuno si faccia carico di cercare di capire che cosa sta succedendo, perché io non credo che sia solo un ragazzo scemo, come viene detto, o un semplice delinquente. Insomma, detto teppisti e devono finire in galera. Insomma, sì, la condanna di Tosi è una condanna molto netta. È tutto vero. La Slanca però... è accusata delle stesse cose. Io cerco di essere oggettivo. Lei fa una strumentalizzazione politica. Guardi, che io ho detto che sicuramente sono delinquenti. Io ho detto che sono dei delinquenti. C'è qualche dubbio, ci sono delle immagini molto chiare. Però io sto dicendo un'altra cosa, Tosi. Non si scaldi, perché penso che forse potrebbe anche essere d'accordo con me. È disdicevole ascoltare una persona che banalizza e strumentalizza come lei. Adesso voi avete candidato, non lo sentiamo. Piccolotti, finisca il ragionamento. Io non ho banalizzato, ho complessizzato, nel senso che banalizzare e dire che questo è un singolo caso. Io ho detto, siccome cominciamo a notare diversi casi, alcuni sono anche di minacce, le minacce a Cristian Raimo, no? Allora, che cosa sta succedendo in alcuni ambienti politici della destra estremista in Italia? Si è deciso che si passa, diciamo, alle mani? È un'ipotesi, un punto di domanda, ma io penso che il ministro degli interni debba cominciare a dire qualcosa. Valerio, tu che giri spesso l'Italia per le tue inchieste, per i tuoi reportage, che risposta dai all'interrogativo che ha posto l'onorevole Piccolotti? Ma che c'è un clima pesante, questo mi sembra evidente. Se sono di Casapando, come insomma ha detto la Digos, ci sono 4 denunciati, loro si definiscono fascisti del terzo millennio, quindi insomma non credo che si offendano nell'appellativo fascista, che questa è un po' la differenza però tra la condanna di Tosi, no? Che però sembra, come dire, un qualcosa di disorganizzato, anzi, per usare un altro termine, la matrice. Forse lui non vede la matrice in questo caso, se dovessero essere veramente di Casapound, è una matrice fascista. Il clima pesante c'è, ci sono state diverse aggressioni, anche un po' i toni che nelle istituzioni si utilizzano, secondo me in qualche modo andrebbero un po' abbassati, perché poi in strada potrebbero, insomma, come dire, in qualche modo essere interpretati male. Chiediamo un rapido commento alle parole di Nicola Procaccini, Luca, se sei d'accordo, che ha parlato dell'inchiesta di Fanpage,
la storiaccia di saluti romani e nazisti in una sede di gioventù nazionale. Da Bruxelles, il co-presidente della famiglia europea di cui fa parte il partito di Giorgia Meloni. Il reportage mostra immagini che condanno assolutamente, sono due o tre ragazzi che fanno il saluto fascista, non so chi fossero, è una cosa che io condanno fermamente. Chiedo rapido commento, prima Piccolotti, poi Tosi. Chiudono la vicenda le parole di Procaccini, sì o no? Ma io penso ci vogliano delle parole anche qui in Italia da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia, che è il partito della Premier, forse, cioè, anche Procaccini, da parte che è un alto dirigente, non stessa, basta, no? Secondo lei? Sì, va bene, ma non basta, perché c'è un problema che impatta direttamente dentro Fratelli d'Italia, che è il partito della Premier. Lei deve dire delle parole chiare su quello che fanno questi ragazzi, perché sono i ragazzi a cui più volte si è riferita nei suoi comizi dicendo: questa bella gioventù, siete bellissimi, siete la nostra linfa vitale. Sono davvero bellissimi, siccome l'ha dichiarato lei, forse è il caso che rettifichi questa dichiarazione, perché quelle immagini che abbiamo visto sono immagini di ragazzi fascisti. E qui torniamo alla querelle antifascista sì, antifascista no. Perché questo governo ogni 25 aprile ha problemi a pronunciare la parola antifascista? Perché forse Tosi significa essere anti-giovani. Tosi, sulle immagini di Fanpage e su questa dichiarazione di Procaccini, che è un autorevole esponente di Fratelli d'Italia, il co-presidente del gruppo europeo di cui Fratelli d'Italia è il partito più significativo, quello che si è affermato alle elezioni, e che però arrivano comunque, sono comunque solo le parole di Procaccini, arrivano comunque a una settimana dal momento in cui questa rete con Piazza Pulita ha mandato in anteprima in onda le immagini di Fanpage. Ma io credo che il tentativo efficace che sta facendo Giorgia Meloni nel trasformare quello che era un partito di estrema destra in un partito di destra, perché si dichiarano di destra, ma che comunque è il primo partito del paese dove i ragazzi, Giorgia Meloni non è di Casa Pound, è di Fratelli d'Italia, e dove ci sono tanti giovani ragazzi e ragazze che amano la politica, che amano la loro terra, la loro patria, e si danno da fare positivamente, pacificamente. E poi ci sono, e non c'entrano nulla con Fratelli d'Italia, questi deficienti, delinquenti, picchiatori che meritano la galera, che abbiamo visto prima, e quello è un aspetto, ripeto, la Schlein accusata delle stesse cose, ammesso la Schlein, che è condannata. Sì. Penso che lei si riferisse a Ilaria Salis. Scusate. Che Salis è comunque innocente fino a prova contraria, scusate, perché voi siete il partito più garantista della storia del rock. L'accusa che pende sulla Salis è la stessa che, e chiedo scusa alla segretaria Schlein, che è una bellissima persona, ma anche poi è una collega e la conosco bene, però ripeto, la Salis ha le stesse accuse sulla testa che, rispetto ai comportamenti di quei deficienti delinquenti che abbiamo visto prima. Rispetto ai saluti fascisti, è una parte del mondo interno a Fratelli d'Italia che abbiamo appunto visto anche noi. Io penso che Giorgia Meloni stia facendo un'operazione di trasformazione positiva del suo partito, che era un partito di estrema destra e sta diventando ha un citato Salis. 20 secondi di replica Piccolotti e poi chiudiamo. Ma Salis si è dichiarata innocente, è stata prelevata su un taxi e non in una situazione come quella, è stata portata in galera e c'è stata 14 mesi. Io vorrei vedere se faranno 14 mesi di galera preventiva, mi auguro di no perché non siamo nell'Ungheria di Orban, ma vorrei vedere che cosa penserebbero, diciamo, di un trattamento come quello che è stato riservato alla Salis, le cimici, la violazione dei diritti umani, perché questo è il caso Salis. Esiste o non esiste lo Stato di diritto in Europa? Vale per Salis, ma vale persino per i migranti di cui abbiamo parlato prima. Noi vogliamo essere il continente della civiltà giuridica oppure vogliamo essere un luogo dove le persone non contano nulla e la loro dignità viene continuamente calpestata nei carceri, nei campi, sulle navi nel Mediterraneo? Ecco, noi il abbiamo candidato Ilaria perché vogliamo è che raccontare. Sia il continente noi dei noi possiamo raccontare e testimoniare. Grazie Elisabetta Piccolotti, grazie a Valerio Nicolosi, grazie ricordando il suo bellissimo podcast Borena da divorare, come ha correttamente detto Luca Sappino. Grazie a Flavio Tosi, poca pubblicità e torniamo, ma continuiamo a rimanere nell'argomento che abbiamo dibattuto finora con Tommaso Sacchi.